Grazie. Sì, buonasera a tutti. Invito i consiglieri a prendere posto, procediamo all'appello. Ho voluto aspettare 10 minuti, ma adesso praticamente partiamo con i lavori e comincio con l'appello. Ioculan Enrico è presente, De Leo presente, Leuzzi presente, Ferrari presente, Paganelli è assente, giustificato, Vitetta Vincenzo è presente, Acquista presente, Palumbo presente, Lazzaretti è presente, Pastor presente, Ghirri Alessandro è assente, giustificato, motivi di lavoro, Ballesta Giovanni al momento è assente, Nazari Roberto è presente, Galardini è assente, Ventura Daniele è presente, Malevin Di Silvia al momento è assente, Iachino Carlo è assente. Essendoci il numero legale, dichiaro la seduta valida, quindi cominciano i lavori. Passo al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali del 6 e 17 dicembre. Esattamente, per quanto riguarda il Consiglio Comunale del 6, dalla pratica numero 50 alla numero 63. Quindi facciamo votazione una alla volta, dico favorevoli, unanimi, grazie. Il Consiglio Comunale del 17-12, le pratiche dalla numero 64 alla numero 71, favorevoli? Unanimi, grazie. Punto numero 2, comunicazione del sindaco. Signor sindaco? Signor sindaco non ha comunicazioni da fare, quindi passiamo al punto 3, question time, mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Allora, non mi pare avere mozioni iscritte alla discussione, non c'è giacenza di mozioni. Dobbiamo leggere. Dobbiamo leggere una. Non c'è l'interrogante. Dobbiamo leggere una risposta a un'interrogazione che era stata presentata dalla consigliera Malevindi. Essendo assente, non viene discussa, quindi, non avendo altro in giacenza nell'elenco delle. A questo punto dell'ordine del giorno, passiamo al punto numero 4. Adeguamento del piano urbanistico comunale recante modifica della cartografia e della norma attuativa del PUC in ragione di aggiornamenti della base dati catastali e delle aree percorse dal fuoco al dicembre 2017. Modifica articolo 154A dell'NTA, recepimento di atti e norme sovraordinate e rettifica di errori materiali della norma tecnica attuativa. Adazione ai sensi dell'articolo 43,3 della LUR e verifica della assoggettabilità a VAS, provvedimenti conseguenti, approvazione. Relaziona? Signor Vice Sindaco, prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, questa è una proposta di deliberazione che riguarda degli adeguamenti al piano urbanistico comunale che in parte sono necessari per adeguare lo strumento urbanistico comunale a indicazioni che provengono da enti sovraordinati tipo il MIBAC, la stessa Regione Liguria che ha approvato ad esempio il tracciato dello studio di fattibilità della rete ciclabile Ligure, poi che provengono dalla provincia di Imperia e poi ci sono invece alcune correzioni che riguardano delle tra virgolette degli errori o comunque delle disposizioni contraddittorie che ci si è resi conto erano riportate all'interno del testo del PUC, in particolare l'articolo sui parcheggi pertinenziali si è resa necessaria una sua riscrittura perché dava adito a delle differenti interpretazioni. Quindi e soprattutto delle contraddizioni tra una parte e l'altra, per cui
e si è andato a riscrivere l'articolo 15 correggendo anche una omissione che era intervenuta nella riscrittura delle norme di 2 anni e mezzo fa, e quindi oggi si cerca con questa nuova stesura dell'articolo 15 di dare una lettura coerente al tema dei parcheggi pertinenziali. Se necessario entriamo nel merito delle singole, però devo dire la verità, a parte questa dell'articolo 15, il resto sono recepimento di indicazioni da enti sovraordinati, quindi sono atti obbligatori. Grazie. Grazie a lei, signor Vice Sindaco. Quindi apro il dibattito su questa pratica. Chi mi chiede di intervenire? Consigliera Malivindi, prego. Vorrei chiedere, se possibile, l'inversione dell'ordine del giorno, in quanto sono stata trattenuta fuori dall'aula da parte delle persone che stanno intervistando sul progetto successivo. Avevo chiesto di informare questa SISE del fatto che stavo arrivando per la discussione dell'interrogazione di cui ho ricevuto risposta oggi. Ma non ho capito. La mia richiesta è, successivamente a questa pratica, ritornare sul punto 3. Ma no, assolutamente non è regolare, mi dispiace che lei era impegnata nell'intervista, e non ci sarebbe stato alcun problema se anche un minimo accenno mi fosse io avessi saputo, infatti. Anche con un minimo accenno non avrei avuto problemi ad aspettare. Guardi, ho aspettato il cellulare. 15 minuti, ma Presidente, veramente guardi mi creda. Il cellulare, ero qui fuori e ho precisamente indicato che dovevo entrare per rispondere all'interrogazione, quindi ho chiesto all'altro consigliere Ballestra di controllare se si stava iniziando. Mi dispiace, mi prendo anch'io la mia parte di responsabilità. Io le sto chiedendo di sottoporre al Consiglio l'inversione dell'ordine del giorno. Non è possibile. Comunque il suo intervento era questo che voleva dire, o voleva parlare sulla pratica? È rituale la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, se gentilmente viene sottoposta al Consiglio. Non me ne voglia, ma i termini di regolamento non è assolutamente impossibile. Mi dispiace veramente tanto che lei era impegnata con l'intervista, purtroppo è andata così. Chi mi chiede la parola per intervenire su questa pratica? Consigliere Lazzaretti, prego. Come diceva il Vice Sindaco, sì, la maggior parte degli adeguamenti sono tecnici, per cui derivano da prescrizioni che in realtà sono l'evoluzione delle leggi statali e regionali. Riguardano i settori più disparati, da quelli insomma legati alla città storica, quindi al Bintimilion, fino agli aggiornamenti della cartografia, della pista ciclabile, e quindi sono molto vari. Io penso che forse, come diceva, l'articolo 15 delle norme di attuazione, forse è quello che come Comune abbiamo la possibilità e la facoltà di fare delle scelte. Mi soffermerei un po' su questo articolo, nel senso che anche in Commissione se ne è discusso, anzi ringrazio il consigliere Ventura che ha portato con i suoi contributi, la sua esperienza, anche delle idee all'approfondimento di questo tema. Noi sappiamo, un po' i cittadini sanno, che il parcheggio, la viabilità è sempre un problema molto sentito. In realtà l'amministrazione ha fatto già tanto, nel senso che come parcheggi pubblici in realtà sono stati introdotti un centinaio di nuovi parcheggi pubblici vicino alle scuole di Nervia, si stanno facendo a Roverino, sono stati fatti al depuratore, nella zona dell'ex taverna, per cui dal punto di vista pubblico possiamo incominciare, insomma adesso siamo soddisfatti, diciamo la verità. Rimangono i parcheggi privati, nel senso che questo articolo riguarda un po' i parcheggi pertinenziali, e in realtà la legislazione è abbastanza caotica, nel senso che c'è stata un'evoluzione molto rapida su questo tipo di problemi. L'aggiornamento più recente riguarda la legge regionale 16, nel senso che la legge regionale 16 ci invita a reperire i parcheggi privati
Per quanto riguarda, c'erano già prima le demolizioni, le ricostruzioni di edifici, i cambi d'uso e le nuove volumetrie. La legge 16 ci dice se vogliamo rendere possibile il reperimento anche nelle aree di particolare complessità. Subito inizialmente si voleva praticare questa via, poi in realtà abbiamo visto che considerati un po' i valori del mercato immobiliare e la possibile monetizzazione nei casi in cui non si potesse reperire i parcheggi nell'area dei 200 metri, questo diventava molto oneroso per i cittadini, anche in virtù della crisi economica che abbiamo e delle difficoltà del settore edilizio. Allora insieme abbiamo pensato di portare un emendamento che potesse innanzitutto innalzare il limite dei 200 metri e portarlo a 500 metri come distanza per reperire il parcheggio pertinenziale e in seconda battuta non obbligare nel caso dei frazionamenti delle unità immobiliari il parcheggio pertinenziale. In terza battuta dare mandato alla Giunta di fare un aggiornamento graduale un aggiornamento manuale dei costi che verrebbero sopportati dai cittadini e non come era all'inizio, come all'inizio pensavamo, un automatismo diretto. Non so come possiamo fare per quanto riguarda l'emendamento, Presidente, lo leggiamo. Sì, sì, la pregherei di presentare l'emendamento e anche illustrarlo, così ci sarà la possibilità per i prossimi interventi a poter parlare anche di questo emendamento. Grazie, consigliere. Allora, pensavamo di aggiungere alla proposta che abbiamo, per quanto riguarda le nuove volumetrie, è scritto in grassetto, anche in ampliamento degli edifici esistenti. Per quanto riguarda invece il frazionamento, pensavamo appunto di stralciare completamente tutta la frase che riguarda frazionamento con creazione di unità immobiliari, residenziali aggiuntive, esclusivamente nelle aree di particolare complessità. Si intendono aree di particolare complessità ai sensi dei vari articoli, tutte le zone situate a sud dell'autostrada dei Fiori. La frazione di Roverino e gli ambiti PUC, quelli sostanzialmente dei centri storici di alto valore paesaggistico e medio valore paesaggistico. Pensavamo di stracciarlo proprio per le ragioni dette poc'anzi e stralciare anche gli aggiornamenti OMI pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e dare invece competenza alla Giunta Comunale di organizzare un aggiornamento graduale. Stralciare inoltre la distanza di 200 metri e portarla a 500 metri per la ricerca del parcheggio. Posso leggere il testo definitivo? Certo, la inviterei a leggerlo. Allora, parcheggi privati, articolo 15A, si richiama integralmente l'articolo 19 della legge regionale 16 del 2008, specificando quanto segue. Per quanto riguarda le nuove volumetrie, la realizzazione di nuove volumetrie anche in ampliamento di edifici esistenti comporta il reperimento dei parcheggi di cui l'articolo 41.6 della legge 1150 del 1943. Interventi su volumi esistenti sono soggetti ad adeguamento dei parcheggi privati nella misura prevista dall'articolo 41 della legge 1150 del 1943 gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ricostruzione degli edifici, di cambi d'uso di superfici accessori, con creazione di una nuova unità immobiliare residenziale, tra cui recupero, spazio a fine abitativo, articolo 11F, nel numero di ogni nuova unità immobiliare. Punto 3. Monetizzazione. È assentita la monetizzazione del posto auto ai sensi dell'articolo 19,6
legge regionale 16 del 2008, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, secondo i valori al metro quadro stabiliti dalla Giunta Comunale, con deliberazione numero 234 del 20 settembre del 2002, fatti salvi aggiornamenti della Giunta Comunale, nei seguenti casi: dimostrata ed accertata impossibilità di reperimento di area parcheggio pertinenziale nel raggio di 500 metri, misurato dai rispettivi baricentri; ampliamento di fabbricato che comportino il reperimento di una superficie di parcheggio privato fino a 25 metri quadrati. Punto 4. Immobile a destinazione non residenziale. Vigono le seguenti eccezioni e specificazioni per volumi esistenti non residenziali. Strutture commerciali, non sono soggetti al reperimento di parcheggi privati, il cambio di destinazione d'uso e il frazionamento per l'insediamento e l'ampliamento di esercizi commerciali di vicinato. Attività produttive direzionali, non sono soggetti al reperimento di parcheggi privati, il cambio di destinazione d'uso e il frazionamento per l'insediamento e l'ampliamento di laboratori artigianali di superficie inferiore a 100 metri quadrati. Strutture turistiche ricettive, adeguamento alla misura minima di un posto auto per ogni camera, ovvero per ogni locale destinato al pernottamento, per interventi di demolizione e ricostruzione o ricostruzione di edifici. I parcheggi privati di cui al presente articolo non possono sottrarre posti auto o area parcheggio esistenti o iscritti a standard pubblici. Quindi, consigliere, questo era l'emendamento? Questo è l'emendamento, sì, in accordo con il consigliere Ventura. Abbiamo provveduto a dar copia ai consiglieri comunali? Sì. Signor Pesco, per cortesia, può fornire? Già fatto? No. Bene, grazie. Allora, se li forniamo così può essere utile anche per i loro interventi. Quindi, consigliere Lazzaretta, concluso, chi mi chiede la parola, nell'attesa che arrivi anche a ogni consigliere il testo dell'emendamento. Consigliere Ventura, prego. Sì, grazie. Beh, sarebbe stato opportuno consegnare prima il documento. Sì, l'ho detto, se volete intanto intervenire nell'attesa che arrivi al più presto la copia dell'emendamento. Lo ripeto ancora una volta. Se vuole intanto intervenire... Ma no, ma ascolti, bene, allora lei vuole sempre condurre in maniera monocolore il suo consiglio comunale. Il suo. Io le ho detto... Se una sua ascolti, interpretazione, Presidente, se la tenga, ascolti, se la tenga io anche cara. Ho chiesto, le ho detto, sarebbe stato opportuno che la documentazione di modifica fosse stata fatta avere ai consiglieri prima dell'inizio del consiglio, affinché avessero potuto seguire quello che il presidente della commissione lavori pubblici leggeva, perché comunque, voglio dire, sarebbe stata una cosa di cortesia e comunque di dovere più che di cortesia. Consigliere, questo... no, consigliere, però la interrompo a quel punto così lo chiariamo. Lei sa che l'impegno dell'essere super pates del presidente non vuol dire porsi le domande. Lei sa benissimo, e forse anche meglio di me, che gli emendamenti possono essere presentati anche durante la seduta e anche durante la discussione della pratica. Il consigliere Lazzaretti, stante il regolamento, è assolutamente impeccabile. Ha presentato il suo emendamento. Se io un minuto prima non lo sapevo, c'entra poco, prendo conoscenza adesso. Le sta per arrivare la copia dell'emendamento, se intanto vuole intervenire il microfono è suo. Magari le darò anche qualche minuto in più, perché giustamente capisco che è messo in difficoltà da questa prassi, ma così è. Quindi riprenda la parola se vuole, consigliere Ventura. Riprendo la parola, così almeno la taccio, perché io ieri sera ho avuto questo documento ieri sera, come è stato inviato a me, via mail, poteva essere anche inviato ai miei colleghi, se la voglio dire tutta. Non è cortese dirlo, perché tramite addetti ai lavori magari ci si passano giustamente le informazioni, per magari, visto che io ero presente, forse ero l'unico presente della minoranza in commissione, avrebbe potuto parlare con i colleghi di opposizione e dirgli: stiamo documentandoci e portando una modifica ad un
articolato della delibera di consiglio. Cosa ne pensate? Qua mi è arrivata una documentazione, però visto che era già un prodotto fatto, perché era stato discusso, era un problema che da me era stato sollevato e comunque preso in braccio anche dai consiglieri presenti in commissione. Era un problema importante. Dopo sì, perfetto. Era un problema importante perché riguardava la monetizzazione di posti auto che si doveva effettuare in funzione di nuovi frazionamenti di unità immobiliari, cosa che la normativa nazionale attuale non prevedeva, quindi era una restrizione, diciamo una monetizzazione, quindi un impegno da parte dei cittadini che ricorrevano a frazionare le loro unità immobiliari con una nuova spesa. Abbiamo ritenuto tutti quanti necessario e opportuno non vincolare alla normativa che la Regione Liguria credo avesse non imposto, avesse emanato. Nello stesso tempo era arrivata in commissione una novità che era quella dell'adeguamento delle somme dovute per i parcheggi pertinenziali qualora fossero monetizzate e parificate al valore dell'OMI, ossia quello che l'Agenzia delle Entrate valuta, il valore che valuta in una compravendita, che era un valore eccessivo. Quindi la maggioranza ha deciso di trovare una soluzione accoglibile, che è quella di valutare nel tempo gli eventuali incrementi che bisogna portare in funzione a quello che è l'andamento del costo della vita, in maniera tale che ci sia eventualmente un progressivo aumento di queste cifre, queste tariffe da versare al comune. E quindi la modifica sostanzialmente di questo punto della delibera è questa. Però io la conosco bene, conosco la materia, ma altri consiglieri la conoscono di meno, quindi magari se l'avessero avuta sul tavolo basta. E quindi qua chiudo la polemica. Benissimo. L'emendamento da parte mia, ma credo anche poi dopo gli interventi dei colleghi, credo che possa essere accettato. E ho fatto l'intervento sull'emendamento, poi volevo fare alcune... E se può essere accettato, allora tante parole, vede che alla fine si risolve tutto. Quante volte lei da quella sedia ha presentato degli emendamenti durante la discussione? E nessuno gliel'ha impedito, a partire da sottoscritto. Comunque, poco male, abbiamo superato l'impasse. Mi fa piacere e la ringrazio anche. La ringrazio, consigliere. Mi permette solo di mettere a posto qua... Luci, qui forse c'è bisogno di te. Sì, Lazzaretti, eccolo qua, sì, forse quello. Bene, allora la parola al consigliere Ferrari, prego. Scusa, tutto qua. Grazie, Presidente. Volevo solo intervenire nel merito di questa piccola polemica che c'è stata, forse per chiarire meglio, perché poi... Ho visto che si è prenotato il consigliere Nazzari, che vorrà sicuramente dar corso ad un'altra polemica. Allora, la cosa è andata così. In commissione avevamo visto tutti che questo documento avrebbe avuto la necessità di essere emendato e guarda caso sugli emendamenti da apportare eravamo, perlomeno i membri presenti, eravamo tutti concordi
Allora, cosa si è detto? Si è detto, facciamo in modo che il dottor Martino, no, chi c'era? Vabbè, l'ufficio, Castellano, scusate. Consigliere, per cortesia, se si avvicina al microfono, perché sì, si sente a malapena, grazie. Ma mi fate stare tutto culo così, fatemi un coso più lungo, ci sono quei microfoni, sai che si alza. Va bene, è giusto, corretto. E quindi a questo punto abbiamo investito l'ufficio del compito di mettere in ordine le proposte che avevamo fatto. A questo punto l'ufficio ha elaborato questo documento, che è esattamente questo, se non che ha messo come proponente dell'emendamento il consigliere Lazzare, anzi addirittura all'inizio l'aveva messo me, poi io ho detto facciamolo fare a Lazzaretti, anzi facciamo in modo che, essendo anche il consigliere Ventura uno dei proponenti forse della parte più cospicua delle modifiche che bisognava apportare al documento, facciamo in modo che sia Lazzaretti che, se Ventura mi ascoltasse, magari capisce com'è andata a finire. Sì, certo. Consiglieri, prego. Consiglieri, no, certo. Grazie. Quindi io ho proposto che il testo del documento venisse girato al consigliere Ventura affinché potesse prenderne visione e, una volta accertato che il testo poteva soddisfarlo, avrebbero potuto presentarlo con una firma congiunta sia al consigliere Lazzaretti che al consigliere Ventura. Per questo ci siamo riservati, almeno ha avuto questo intoppo, semplicemente perché volevamo che la presentazione di questo documento potesse avere una duplice firma. Poi è arrivato tardi il Consiglio Comunale e il Presidente ha deciso di cominciare a illustrarlo, però ciò non toglie che alla fine poi non c'è stato nessun intento di boicottare, ritardando l'arrivo sui banchi dei colleghi questo documento, non perché non avessero il tempo di leggerlo, ma semplicemente perché sembrava addirittura scontato che alla fine poi ci fosse la possibilità di avere un'espressione unanime. Queste erano modifiche accettabili. Tutto qua. Sì, 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 è proprio così, condivido quanto detto il consigliere Ferrari, nessuna volontà oltre quello che si possa pensare. Consigliere Nazzari, prego. Grazie Presidente. Premetto che non è materia di mia competenza, però ho assistito un po' a questo battibecco tra lei, come al solito, con la minoranza. Lei giustamente ha detto un emendamento si può presentare in qualsiasi momento, anche adesso, però la prassi è che prima si presenti al Presidente del Consiglio, lo legge e poi lo mette in discussione. Ho visto benissimo che lei ha avuto la pratica dopo che è stata illustrata. Le premetto che sono favorevole alla pratica. Era solo per mettere i puntini sulle i come fa lei. E chiedo, se non vi dispiace, sul suggerimento del consigliere Ventura, che sia firmata da tutti i consiglieri comunali, opposizione e minoranza. Bene, l'ultima affermazione è la migliore, che provoca appunto, ci prova che quella polemica è proprio sterile. Ma ad ogni modo ha saltato un passaggio lei, consigliere Nazzari, perché quando il consigliere Lazzaretta ha detto c'è un emendamento che sto per presentare, e lui ha detto cosa vuoi, certo lo illustri anche, quindi sono andato anche oltre il suo invito, non solo l'ho accettato, ma gliel'ho fatto anche illustrare. L'ha saltato questo passaggio, era distratto, non fa niente. Allora, quando noi presentiamo un emendamento, glielo diamo in mano e poi lei decide se farci parlare o non farci parlare. Bene, avete parlato tutti, avete ancora la parola se la chiedete. Chi altro chiede di intervenire?
Quindi non ho richiesta, signor Sindaco, prego. Al di là del protocollo sul fatto che ci siamo passati o meno, abbiamo avuto proprio o meno degli emendamenti subito, però diciamo sulla sostanza io sono soddisfatto degli emendamenti e di quello che portiamo quest'oggi, perché per questo voglio ringraziare sia i commissari, insomma, di maggioranza che di opposizione, perché insomma a seguito poi della commissione ci siamo sentiti con consigliere Ventura per capire quali potevano essere le migliorie, perché oggettivamente c'erano delle cose che potevano essere senz'altro migliorate, e così è stato. Io credo che alla fine il risultato sarà favorevole ai cittadini, perché nel momento in cui ci viene data la facoltà da parte della Regione di mettere, insomma, dei costi in più a carico loro, e questa cosa unanimemente decidiamo di non intraprenderla, quando estendiamo la possibilità di legare i parcheggi alle pertinenze estendendo a 500 metri, ovviamente veniamo incontro a chi vuole investire e a chi vuole fare parcheggi in città che servono. Nel momento in cui capiamo quelle che sono le esigenze di chi oggi ha necessità di andare a modificare anche la metratura, la pezzatura, quindi immobiliare, e decidiamo di intervenire limitando il più possibile quelli che sono gli ulteriori costi, beh, è evidente che a questo punto si sta lavorando per il meglio, senza andare a vedere le appartenenze. Poi un po' di battibecco sulla cosa ci sta, perché fa parte del contesto, però sono soddisfatto del fatto che ci sia stato un rapporto e poi un buon risultato finale, che spero possa passare all'unanimità. Bene, altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la pratica. Bene. Ce l'ho qua che sono... Ok, va bene, c'è la segretaria. Benissimo, consigliere Ventura mi ha chiesto la parola, prego. No. Ah, era per quello? Ok, va bene. Poi, dopo. Prego. Ha la parola, prego. Ah, va bene. Allora, metto in votazione la pratica e ovviamente mettiamo in votazione prima l'emendamento, poi la pratica emendata. Quindi, l'emendamento... Qualcuno mi vuole dire qualcosa? Parlavate con me? No? Ok, va bene. Allora, prima si vota l'emendamento. L'emendamento lo vuole illustrare il segretario gentilmente, è quello che ha illustrato prima il consigliere Lazzaretti. Volete che venga illustrato di nuovo? Va bene l'intervento del consigliere Lazzaretti? Va bene, allora dico favorevoli all'emendamento, unanimità, grazie. Quindi metto in votazione la pratica al punto numero 4 all'ordine del giorno, adeguamento del piano urbanistico comunale. Prego, prego consigliere, chiedo scusa, non l'avevo visto. Volevo, siccome siamo passati subito a parlare dei parcheggi e dell'articolo 15, volevo chiedere, non so a chi mi può rispondere, l'assessore, perché ho visto che in delibera, come relazionato, si fanno delle piccole modifiche, delle integrazioni, e siccome ci sono da parte del MIBAC, quindi dalla sovrintendenza, c'è un vincolo archeologico che viene imposto su alcuni mappali del foglio 68 in 20 miglia, ma io nella delibera non vedo i numeri, non so, c'è scritto SN, foglio 68 e foglio 69, vorrei capire se sono senza numero oppure non abbiamo il numero. Io in delibera non c'ho SN indicato, quindi non ho potuto vedere quali fossero. Bene, chi dà la risposta, consigliere Ventura? Pubblico. Arriva subito la risposta, consigliere Ventura, do la parola a... Allora lo vuol dire al microfono, architetto, grazie, a che numero devo dare la parola?
13, prego. Buonasera, purtroppo noi dobbiamo usare quello che ci dice la soprintendenza, quindi noi usiamo i mappali come li indica la soprintendenza. Nella relazione ci ha allegato la nota che manda la soprintendenza che riferisce circa il vincolo, quindi è immediatamente verificabile qual è il mappale a cui si riferisce. È proprio un mappale SN senza numero, non è numerato. Io le ho chiesto... Ok, consigliere Ventura, no, prego. Io non l'ho trovato perché ignorantemente faccio il geometro, non ho guardato la mappa perché il 68, il 69, poi il 68, il 69 è grande, quindi io... Dice l'architetto che nella relazione allegata c'è, comunque, va bene. Io non l'ho letto, vorrà dire che sono distratto. Allora, poi c'era un'altra richiesta che magari l'architetto Martina mi può soddisfare, è il punto successivo, dove in via Dante viene individuato un vincolo di carattere... un decreto del Presidente della Consigliere Commissione. La prego, non voglio disturbarla, si avvicina al microfono perché non si sente poi nella registrazione, scusi. Insomma, viene imposto un vincolo a un edificio che sembrerebbe che abbia una particolare rilevanza. Io sono andato a verificarlo, ma io non so che rilevanza possa avere. Io volevo chiedere se per caso, perché poi ho letto anche la relazione e tratta quel mappale lì, ma io l'edificio l'ho visto, al piano terra di quell'edificio, non so cosa ci possa essere di così rilevante, perché lì ci sono nato e quindi conosco bene. Tant'è vero che pensavo che l'immobile oggetto di vincolo fosse un immobile a 150 metri più avanti di fronte alla Croce Rossa, che potrebbe essere un immobile che ha delle caratteristiche che si potrebbero individuare per imporre il vincolo, ma quell'immobile lì è una vecchia costruzione, a meno che non ci sia nato qualcheduno, qualche persona importante, non capisco il motivo per il quale possa, ma solo perché un vincolo, dare dei vincoli sempre, sembrerebbe che non sia, sì, poi magari è rilevante. Va bene, consigliere? Aspetto la risposta, sì. 13, prego. Dunque, siccome anche a me è incuriosito, ho letto il decreto della soprintendenza che motiva il vincolo su un aspetto particolare. Si sono resi conto che al piano interrato di quell'edificio c'era un terreno che non era mai stato disturbato e siccome è l'unico in quella zona, così è, siccome è l'unico in quella zona, secondo gli studi che ha fatto la soprintendenza, hanno ritenuto opportuno di vincolarlo preventivamente. Mai disturbato. Va bene? Va bene. Allora, consigliere Lazzaretti ha chiesto la parola? No, no, aspetti un attimo che facciamo tutto, procediamo con ordine. Prego, consigliere. No, nel senso solamente perché c'è scritto, non perché lo conosco. Però... è riconosciuto l'interesse archeologico del sedime sottostante l'immobile in esame, che rappresenta una porzione ancora conservata del litorale sepolto di epoca romana e post-medievale, nonché del suburbio occidentale della città antica di Albintimiglium. Solo... Bene, grazie consigliere Lazzaretti. Altri interventi prima di mettere in votazione la pratica emendata? Allora chiedo interventi per dichiarazione di voto. Nessuna richiesta per interventi per dichiarazione di voto. Consigliera Acquista, prego. Presidente. Sì, io non faccio parte della quinta commissione permanente, ma ero presente a quei lavori e quindi posso testimoniare la presenza e il contributo del consigliere Ventura, unico consigliere di minoranza. Siamo assolutamente d'accordo che questo emendamento possa essere sottoscritto, visto l'interesse per tutti, da tutti i consiglieri di minoranza. Il nostro voto sarà favorevole e speriamo l'unanimità della pratica, visto l'interesse preminente. Grazie. Grazie a lei, consigliera Acquista. Consigliere Malivindi, prego.
Grazie Presidente, vorrei replicare su questo punto. La mia assenza alla commissione di venerdì mattina è dovuta al fatto che sono stata selezionata per il Forsam, che seleziona 40 giovani amministratori in tutta Italia, in base a una selezione abbastanza difficile peraltro, e pertanto io due venerdì al mese devo andare a Roma a fare questo corso di amministrazione. E peraltro quasi tutte le persone, diciamo, che sono presenti in questa sala lo sanno già. Quindi finché vengono fissate le commissioni, quando si ha la certezza che l'unico consigliere di minoranza che è sempre venuto a tutte le commissioni non potrà essere presente, è normale che poi la commissione la facciate da sola. E dico anche un'altra cosa, a cosa serve fare le commissioni se si è soltanto tra membri di maggioranza? A niente, è molto importante la condivisione. Bene, confermo quello che ha detto la consigliera Malivindi. Io ho comunicato che c'era la commissione il giorno, non mi ricordo quale giorno, lei era impegnata a Roma. Me l'avessero chiesto a me, avrei giustificato la consigliera Malivindi. Sapevo che non c'era. Per quanto riguarda le commissioni fatte con presenza solo della maggioranza o meno, o poche della minoranza, questo è il gioco della democrazia. Allora, altri interventi per dichiarazioni di voto? Nessun intervento per dichiarazione di voto. Metto in voto la pratica emendata al punto numero 4, adeguamento del piano urbanistico comunale recante modifica della cartografia e della norma attuativa del PUC in ragione di aggiornamenti della base dati catastale delle aree percorse dal fuoco al dicembre 2017, modifica articolo 15A del NTA, recepimento di atti e norme sovraordinate e rettifica di errori materiali alle norme tecniche attuative, adesione ai sensi dell'articolo 43 comma terzo della LUR e verifica della assoggettibilità a VAS. Provvedimenti conseguenti, approvazioni favorevoli. Favorevoli sindaco De Leo, Ferrari, Lazzaretti, Acquista, Palumbo, Leuzzi, Pastor, Vitetta, di là c'è consigliere Nazzari, Ventura. Astenuti? Consigliere Balesta contrari, consigliera Malivindi. Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità, grazie. Passiamo adesso al punto numero 5 all'ordine del giorno. Accordo di programma di iniziativa privata volto alla realizzazione di un parco a valenza regionale, scuola di alta specializzazione in giardinaggio e un intervento edilizio ecosostenibile sperimentale nell'area limitrofa alla ex cava del Principe con Università di Genova, Regione Liguria e il Comune di Ventimiglia. Adozione della variante urbanistica promozione adozione dell'ADP ai sensi dell'articolo 38 della LUR comportante variante al PTCP e avvio della procedura di VAS ex articolo 13 legge regionale 32/12. Relazione? Signor Vice Sindaco, prego. Grazie. Allora, giunge all'esame di questo Consiglio Comunale una proposta che è il frutto, direi, di almeno 3 anni di lavoro. Ed è una proposta formulata da una parte privata, e qui vorrei cominciare a dipanare alcuni equivoci, perché l'intervento riguarda terreni ed è stato proposto su terreni che sono di proprietà privata, non sono terreni pubblici che vengono in tutto o parte ceduti al privato, sono terreni che fanno parte di una proprietà privata. Il secondo passaggio su cui vorrei subito sgombrare il campo da equivoci riguarda cosa stiamo facendo qui stasera, perché se non sappiamo questo forse è difficile anche capire di che cosa si sta parlando. Noi questa sera esaminiamo una istanza privata con la quale un soggetto propone una variante urbanistica e la dimostra di interesse pubblico. Non si tratta di approvare un progetto, si tratta di dare avvio ad una procedura molto più complessa che si chiama accordo di programma,
Perché vedete, questa variante non è una variante che interessa esclusivamente le previsioni del PUC, ma è una variante che ad esempio incide anche in parte sul PTCP, che è uno strumento di programmazione paesistico-territoriale di rango regionale sul quale si deve esprimere la regione. Per cui noi ci troviamo ad essere il soggetto che nell'ambito della sua competenza valuta l'interesse pubblico per quello che riguarda gli aspetti che competono al comune. Poi, dopodiché, dà avvio ad una procedura nella quale saranno chiamati ad esprimersi una pluralità di soggetti. La gran parte degli uffici regionali, del paesaggio, all'urbanistica, all'ufficio demanio, a quello dei procedimenti concertativi, cioè veramente tanta gente. Il tipo di procedura è stato concordato con gli uffici regionali, perché non è che noi ci possiamo inventare, no? Non ci inventiamo nulla, non ci inventiamo nulla. Anzi, avevamo anche la difficoltà con i funzionari dell'ufficio su capire quale fosse lo strumento corretto sotto il profilo della legislazione regionale per portare avanti l'istanza presentata dai privati. Si è convenuto con gli uffici regionali che il procedimento corretto era l'accordo di programma. Quindi noi questa sera, con la deliberazione, se avrà esito positivo, daremo avvio a questa procedura di accordo di programma. Questo giusto per cominciare un attimo a chiarire. Ora mi permetto di entrare un po' più nello specifico. Che cosa deve valutare il Consiglio nel momento in cui viene proposta una variante, e prima del Consiglio lo devono valutare gli uffici e dalla parte politica l'assessore competente? Che cosa deve valutare per verificare se c'è sostanza per fare una variante al PUC? Deve valutare l'interesse pubblico e operare una sorta di bilanciamento, si chiama proprio così, tra quello che viene chiesto dal privato e quello che il privato offre come beneficio pubblico, ok? Quali sono le opere, i servizi, i lavori, chiamateli un po' come volete perché è abbastanza diversificato, che offre per il soddisfacimento di questo interesse? Allora, il soddisfacimento di questo interesse è stato trovato con una serie di step intermedi, perché devo anche dare atto del fatto che quando è iniziata questa consiliatura era già stato presentato un progetto che a mio parere non soddisfava l'interesse pubblico, non risolveva quelle che erano le criticità e neppure soddisfava quelle che erano le indicazioni del PUC, ok? E quindi questo progetto, sebbene da un certo punto di vista fosse anche molto simile a quello, dal punto di vista plano volumetrico, molto simile a quello che viene all'esame stasera, non risolveva le criticità relative ai servizi dei giardini Emburi, e nonostante le sollecitazioni fatte nei numerosi incontri, la parte privata non ha integrato la proposta in modo soddisfacente. Vuoi perché c'erano questi precedenti, vuoi perché è cambiato l'atteggiamento della proprietà, sono cambiati alcuni dei tecnici, io non lo so. Comunque, ad un certo punto c'è stato presentato un progetto in parte diverso, nel quale si cominciava a ragionare in termini più concreti sull'interesse pubblico. In particolare, il progetto dice, il privato dice, io voglio
prima di tutto soddisfare la previsione di piano. La previsione di piano dice che in una parte dell'area di proprietà, dove una parte dell'area di proprietà deve essere destinata ai servizi per i giardini Emburi. Ok? Allora, intanto capire quali sono i servizi per i giardini Emburi. La prima volta che ho incontrato il rettore dell'Università di Genova mi ha detto: ma noi per i giardini Emburi avremmo bisogno di un parcheggio, perché questo ci consentirebbe di aumentare enormemente le potenzialità di ingresso ai giardini e quindi il numero dei visitatori, e poi ci sarebbe utile una foresteria, perché se riuscissimo a portare qua giovani laureati o stagisti, questo contribuirebbe enormemente al lavoro scientifico che viene fatto sul campo. Queste quindi sono un po' le indicazioni che venivano dall'università. Devo dire la verità, a me non stava bene fare una foresteria per i giardini Emburi, perché se posso ben comprendere l'esigenza, scusate, ma non era abbastanza. Quindi la richiesta è stata quella di dire: no, vorremmo che l'università dimostrasse un impegno maggiore come ricaduta sul territorio. Quindi diteci se avete la possibilità di sviluppare un progetto diverso. A questo punto loro hanno palesato un'intenzione che pare essere nelle corde dei giardini Emburi e dei vari direttori che si sono succeduti da diversi anni, e cioè l'idea che i giardini Emburi sono in grado, per i legami che hanno con le altre sedi universitarie e con gli altri giardini in giro sicuramente per l'Europa, di sostenere una scuola di alta specializzazione. E questo è stato un passaggio che nella mia ottica, spero anche nella vostra, risponde a quelle che potrebbero essere l'interesse del Comune di Ventimiglia. Perché? Com'è? Non interrompa, consigliere Nazzari, allora, prenda nota, poi nel suo intervento potrà dire di tutto. Non interrompa l'intervento della collega. Allora, okay? Io le sto esponendo quello che è stato il ragionamento. Poi lei può condividerlo o non condividerlo, qui lei è chiamato a votarlo, quindi potrà dire di no. Consigliere Nazzari, sta provocando, la invito. Consigliere Nazzari, va bene, la invito, parlo con lei, la parola. Parlo con lei, non si preoccupi, non è un problema, guardi. Allora, consigliere Nazzari, il problema era che una foresteria non portava nulla al Comune di Ventimiglia. Una scuola di alta specializzazione è in grado di portare il nome del Comune di Ventimiglia in un contesto più ampio e di portare qui non soltanto stagisti e laureandi, ma magari anche convegni di una certa levatura. Quindi il primo passaggio era capire quali erano i servizi necessari ai giardini Emburi e se questi servizi necessari venivano o meno soddisfatti. Il secondo dato fondamentale è che un'altra parte di questo amplissimo, perché sono, adesso non mi ricordo esattamente il numero, 20 ettari di territorio di proprietà privata, un'altra parte di questa vasta area era destinata a parco pubblico di valenza regionale, e quindi occorreva che questo parco pubblico di valenza regionale venisse realizzato. Questo è stato proposto
e si prevede nel proporre la realizzazione di un parco pubblico di valenza regionale un doppio step. Il primo step è la rinaturalizzazione del terreno, perché l'area dove dovrebbe dove si ipotizza il parco pubblico di valenza regionale è contigua, confinante con i giardini Emburi, ma è un'area che è stata più volte percorsa dal fuoco in questi ultimi sicuramente 20 anni ed è oggi inaridita perché il fuoco viene spento con acqua salata o con schiumogeni che inevitabilmente fanno terreno bruciato di tutti gli arbusti che ci sono. Quindi il primo step proposto è quello della rigenerazione del terreno e il secondo step ovviamente è quello della ripiantumazione del terreno stesso. Secondo le indicazioni e sotto il controllo ovviamente dei giardini Emburi che essendo soggetto gestore del SIC ha competenza anche per le aree limitrofe. Il parco è stato chiesto che rimanesse parco di proprietà privata ad uso pubblico, ok? Quindi significa che questi 16 ettari di terreno a confine con i giardini Emburi verranno ripiantumati e diventeranno un parco a uso pubblico dove chiunque di noi potrà andare, ma il cui onere di manutenzione rimarrà in carico alla parte privata, perché sarà privato ad uso pubblico. L'ulteriore richiesta che è stata fatta è stata quella di, poi sicuramente mi dimentico qualcosa, anzi sicuramente tante cose perché poi sto andando sulle cose più importanti. L'altra richiesta che è stata fatta è stata quella di procedere al recupero della sentieristica che dai Balzi Rossi conduce fino a più o meno Porta Canarda, insomma. Quindi ripristinare la piena funzionalità dei sentieri esistenti, la cui proprietà è pubblica, cioè sono camminamenti pubblici. È stato inoltre chiesto di realizzare ulteriori camminamenti pedonali per consentire la piena, libera e direi tranquilla fruizione delle spiagge che si trovano al di sotto della che sono ancora di proprietà del principe, perché la proprietà della famiglia insomma si estende fino al mare e sono spiagge che oggi sono difficilmente frequentabili, quindi la richiesta è stata quella di ripulire l'area, di creare una sentieristica pedonale e poi c'è, ma questo è un aspetto più edilizio che urbanistico, ma comunque vedere se si riesce anche a creare un presidio in modo che non si ripresenti la stessa problematicità che c'è oggi. Direi che sono per sommi capi le cose principali. A fronte di tutto questo, ed è qui la fonte, diciamo, delle polemiche di questi giorni, il privato ha chiesto la possibilità di realizzare della volumetria in quella che è l'area di cava. Allora, dal punto di vista del PUC, l'area di cava, per quello che vi ho detto all'inizio, rientra in una zona che era destinata a servizi dei giardini Emburi.
se sbaglio qualcosa pregherei i funzionari di riprendermi. Comunque, area servizi per i giardini Embury. Le aree servizi, come sapete, sono aree che non sono inedificabili. In realtà le aree servizi sono edificabili. Si tratta soltanto di un'edificazione che è destinata al servizio. Tant'è che non gli si attribuisce l'indice. Perché? Perché l'ente pubblico, nel momento in cui individua il servizio che deve andare a realizzare, stabilirà quanto lo farà grande. Quindi non è una zona inedificabile o satura, è un'area servizi. Il dato di partenza è questo. Il privato quindi dice, in un primo momento, realizzo i servizi dei giardini Embury e sopra realizzo una parte di residenziale che mi è necessaria per bilanciare, anche se in realtà il bilanciamento da un certo punto di vista non c'è, nel senso che la mano pubblica riceve parecchio di più di quello che sulla carta sarebbe dovuto, per bilanciare quello che mi stai chiedendo di fare per l'interesse pubblico. Il problema di realizzare i servizi dei giardini Embury esattamente all'interno della proprietà del proponente era un problema però di distanza, nel senso che quest'area di cava si trova all'incirca un chilometro e cento, un chilometro e due dall'ingresso dei giardini Embury. Allora, sinceramente, che io faccia un parcheggio a un chilometro di distanza dall'ingresso dei giardini Embury, no, significa che poi il parcheggio mi rimane vuoto, perché chi è che si fa un chilometro per poi tornare a visitare i giardini? Non sembrava rispondere ad una logica del ben costruire, no? Perché c'è il parcheggio, io lo devo cercare di fare più vicino possibile, perché sennò che caspita, poi mi rimane, ce l'ho, ma mi rimane vuoto. Siamo pieni di parcheggi in certe aree della città vuoti, che abbiamo anche il problema di doverli pulire, poi là dove servono non ci sono. Allora, a questo punto la richiesta è stata quella di indagate se ci sono altre aree che non sono di loro proprietà, e questa è stata una precisa richiesta, altre aree che siano più vicine ai giardini Embury e che possano quindi essere maggiormente fruibili per la realizzazione dei servizi. La seconda richiesta, che è stata anch'essa formulata, sono stati tanti gli incontri, signori, 3 anni di lavoro non è che si raccontano in 5 minuti. La seconda richiesta, non si possono imporre certe cose, no? La seconda richiesta è stata quella di dire, ma tutto sommato sta scuola, se invece di farla ex novo trovaste un edificio da riattare nelle vicinanze, nel circondario dei giardini Embury, sarebbe una bella cosa, perché andiamo a ristrutturare un edificio e a realizzare servizio e non creiamo nuovo volume. Questa seconda parte purtroppo è risultata essere irrealizzabile, perché poi le possibilità, le possibili scelte in realtà sono estremamente limitate, quindi poi io ad un certo punto ci mancherebbe altro che spingo perché venga comprato il terreno in qualcosa di un privato, cioè è la proprietà che deve risolversi il problema, io faccio una richiesta. Poi quindi a questo punto la proprietà è tornata dicendo, abbiamo individuato un terreno che si situa a metà strada tra l'ingresso dei giardini più o meno e l'area di cava, quindi è all'incirca 500-600 metri dall'ingresso dei giardini, terreno che risponde alle caratteristiche per poter ospitare sia un parcheggio pubblico sia l'edificio della scuola.
l'amministrazione, cioè se l'indicazione in questo caso è dell'assessore, è positiva, procederemo poi a presentare un progetto e poi a eventualmente ad acquisire la proprietà. Visto che questo risolveva il problema della distanza dai giardini Embury, perché il professor Mariotti ancora recentemente mi ha detto: ah, ma noi già anni fa quel terreno lì l'avevamo inserito tra i possibili acquisti se l'università avesse avuto i soldi per poter fare un parcheggio, cosa che poi non siamo mai riusciti a realizzare, e quindi ok, vuol dire che il posto può essere quello giusto. E quindi è stato la parte di servizi, anziché essere realizzata all'interno dell'area di cava, se ne prevede oggi la realizzazione in un terreno di cui la proprietà ha acquisito la disponibilità, più vicina ai giardini Embury. Problema. Questa scuola andiamo a realizzarla all'interno di una bella pineta naturale? Andiamo in qualche modo a sfregiare una parte del territorio che non è mai stata toccata dall'uomo? No, perché l'area a cui verso la quale si sono indirizzate le proposte è un'area che risulta in gran parte essere un deposito dello smarrino, non so se mi pare che si dica così, delle gallerie autostradali. Quindi di fatto anche l'intervento relativo alla costruzione del parcheggio e della scuola per i giardini Embury va a riqualificare, interviene e riqualifica un'area che è un'area già fortemente antropizzata e modificata dalla opera dell'uomo, andando anche in parte, io spero in tutto, però poi lì bisogna scendere in un dettaglio che non è quello di oggi, insomma oggi noi stiamo facendo una valutazione urbanistica, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, però potenzialmente andando a risolvere una parte dei problemi che derivano dalle acque di ruscellamento che dall'autostrada cadono sull'Aurelia. E quell'area, guarda caso, è limitrofa a dove c'è stato quella frana l'anno scorso, per cui l'ANAS ha chiuso per un mese e mezzo, l'Aurelia, diciamo, per Ponte San Luigi. Quindi è un contesto in cui un ragionamento per una messa in sicurezza parrebbe opportuno. Quindi in questa seduta quello che si chiede al Consiglio Comunale di valutare è se ravvisa, a fronte di quanto scritto, dei documenti presentati, di eventualmente anche di quanto detto, ma non credo che sia questo che farà cambiare l'idea di nessuno, ravvisa l'interesse pubblico alla adozione, all'approvazione di questo progetto invariante, quindi all'apertura di un procedimento che va verso l'accordo di programma. Se ravvisa cioè che ci siano basi relative all'interesse pubblico sufficienti a poter dire andate avanti. Ovviamente il mio assessorato, il sindaco con me, ritiene che le basi ci siano, che questo vada a risolvere uno sfregio del territorio in uno dei luoghi più belli della Liguria, perché l'area che da qui va verso il confine deve essere il nostro fiore all'occhiello e deve essere non solo mantenuta, deve essere valorizzata, perché io non so quanti di voi ci sono andati in quell'area di cava. A me mi ci hanno portato il primo anno
dei cittadini di Ventimiglia emeriti che si occupano di paesaggio mi hanno portato lì, mi hanno detto: assessore, qua bisogna intervenire. Dico: sì, è vero, bisogna intervenire. E anche mi sono chiesta: ma io posso obbligare la proprietà a ripiantumare, a rimettere all'onore del mondo quel terreno, eccetera? Io, magari sbagliando, però mi sono detta no. Cioè, io posso obbligare la proprietà a fare pulizia e a mettere in sicurezza, ma non posso obbligarli a piantumare gli alberi o a rigenerare il terreno. Allora, se io gli dico di no, mi fanno dei bei teli di delle reti paramassi e delle paratie e finisce il film. E dall'altra parte, non so se siete andati a visitare l'area di cava è già stata pulita più di una volta, ma è spesso deposito di inerti, lavatrici, frigoriferi, materassi, cessi, di tutto, di tutto. Allora, a fronte di una situazione di questo genere, la prospettiva è: diciamo un bel no, perché non vogliamo essere colonizzati, perché non vogliamo che si costruisca nulla, perché è meglio costruire nelle aree agricole. Ho sentito anche questa, rispondo già, perché io veramente sono un po' perplessa di fronte a queste affermazioni. Ma ve lo dico con estrema neutralità, cioè io ho passato 2 anni a parlare con comitati di quartiere delle frazioni, chiedendo loro cosa volevano per le loro frazioni. Poi sicuramente mi potrete dire che non li abbiamo soddisfatti, ce ne sono 1000 di motivi per cui non sono stati soddisfatti, ma io ho chiesto una prospettiva futura. Nessun comitato di quartiere mi ha chiesto indice. Quando io chiedevo: signori, ma se dovessimo rifare il PUC, ma cosa volete? Mi hanno detto: indice non ci interessa, ce ne sono di case da recuperare, non ci interessa avere nuovo indice. Ho parlato poi per ulteriori 2 anni con le confederazioni degli agricoltori, coi singoli agricoltori, per tutto un progetto che, lo so che mi dite che sono una pazza, ma mi sono sentita dire dagli stessi banchi che oggi mi dicono che dovremmo fare delle case in aree agricole, mi sono sentita dire che ero un'estrema ottimista, anzi che ero fuori così, avevo delle idee un po' balzane, perché qui di agricoltori non ce ne sono più. Ma signori, ma se non ci sono più agricoltori, a cosa servono le case agricole? Cioè, ma scusate, ma un minimo di coerenza. Allora, gli agricoltori, nessuno degli agricoltori mi ha chiesto la casa. Sapete cosa mi hanno chiesto gli agricoltori? E hanno ragione, hanno ragione, perché la norma del PUC andrebbe cambiata, ma non si può cambiarla con una variante singola, perché va rivisto tutto il PUC. Gli agricoltori mi hanno detto: abbiamo bisogno di poter fare dei depositi, degli attrezzi come si deve, per evitare di continuare ad andare avanti e indietro con la vanga, il motore, le cose, perché se le non abbiamo dove lasciarle in campagna. Questa è stata la richiesta degli agricoltori. E questa è una richiesta che, a prescindere da chi arriverà qui tra qualche mese, se il gruppo che vedo qua seduto, se ci sarete voi alla maggioranza, signori, valutatela, perché il PUC adesso scade, è il momento di rifarlo. Non, quantomeno valutate sul fatto di andare ad attribuire nuove case agricole là dove non ve le chiedono, perché dal punto di vista urbanistico, e poi mi taccio perché, scusate se sono stata veramente lunga, ma io ho perso il conto degli incontri e dei viaggi che ho fatto a Genova per capire da tutte le parti in causa che cosa volevano, cosa non volevano, cosa era possibile, cosa non era possibile. Poi ognuno si esprimerà e magari questa cosa viene bloccata dalla regione. Io, questo è nelle mani di qualcun altro, io devo fare la mia parte.
però il dato fondamentale, adesso mi sono completamente persa, scusate, ma il dato fondamentale è che si torno, quello che volevo sollecitare a fare è che il PUC per troppo tempo, e quello attualmente in vigore nell'esempio più catastrofico, è stato fatto a tavolino senza chiedere alla gente: ma dimmi che cavolo ti serve. Ma gliel'avete mai chiesto? Ma perché è veramente questa l'assurdità, eh? Cioè, quindi io è un invito che faccio a tutti. Ci sono qui tante persone che un domani probabilmente potrebbero sedere al mio posto, quindi valutatelo. Il rifare il PUC va ripensata questa cosa, perché i famosi tecnici lunari non sono solo a Roma, viaggiano anche in queste stanze se voi gliene date la possibilità. Per cui bisogna cercare di portare avanti dei progetti molto mirati. Quando sono andata a parlare con l'ufficio regionale, che gli ho detto: ma io su queste aree agricole ho delle perplessità, mi hanno detto: oh, no, in area agricola non si può fare niente perché abbiamo visto già troppi magazzini trasformati, eccetera. Ho capito, però il gabbiotto degli attrezzi lo volete lasciar fare o no? Mi hanno risposto dicendo: se mettiamo dei giusti paletti è chiaro che si può studiare. Allora, e mi taccio, scusatemi. Concluso, signor Vice Sindaco, bene. Mi chiede la parola il consigliere Balletta. Ecco, volevo dare l'annuncio, è venuto il consigliere Nazzari dicendo che non funziona lo streaming e quindi questa serata gli interventi di questa serata saranno tradotti in segreteria nel modo come si faceva prima, appunto, quindi ci sarà la trascrizione degli interventi consiglieri tutti. Consigliere Balestra, prego. Presidente, vorrei porre una questione a lei, se è possibile metterla in votazione. Vista l'importanza di questa pratica, perché giustamente l'assessore Sciandra ha relazionato circa per, sono le 9, per un'ora anche, abbiamo iniziato alle 7:30, se a noi consiglieri, in deroga al regolamento che prevede 5 minuti, potremmo almeno avere la possibilità di parlare un quarto d'ora. Lei, le assicuro, ha tutto il tempo per esprimere, per fare il suo intervento, avrà 5 minuti in più, ma comunque potrà terminare l'intervento per come crede. Sono d'accordo, concesso. Chi chiede la parola? Se non c'è richiesta di intervento, mettiamo in votazione la pratica. Bene. Consigliere Ventura, prego. Grazie, Presidente. Sì, chiedo scusa al consigliere Ventura. Consigliere Ferrari, prego. Semplicemente un quesito, perché mi è venuto in mano il verbale della Commissione. E quando si è trattato di discutere su questa pratica, glielo dico perché magari non se lo ricorda, il consigliere Ventura ha dichiarato di non voler partecipare a questa seduta perché avrebbe potuto avere delle eventuali compatibilità. Allora io chiedo se queste sussistono ancora. E se non sussistono, se è lecito conoscere le ragioni per cui lei in sede di commissione ha affermato di avere eventuali incompatibilità nella discussione inerente a questa pratica, se è lecito. Però mi basta che lei mi dica che non ce l'ha, va bene uguale. Beh no, ma questo ovviamente che dice il consigliere Ferrari è una risposta che va data al Consiglio Comunale, quindi invito il consigliere Ventura, prima del suo intervento, a rispondere, poi potrà parlare. Prego. Bene. Allora, io naturalmente mi sono consultato col mio legale e dunque, se posso parlare è perché ritengo e ho le possibilità di parlare. Bene,
Bene, non ho ascoltato questo, decido io, okay. Quindi lei può intervenire nel dibattito. Consigliere Ventura, rimane valida la richiesta di intervento? Rimane. Prego, allora, può intervenire, prego. Mi fa specie che siamo sempre noi della minoranza a dover istigare i consiglieri della maggioranza a parlare dopo di noi. Avremmo gradito che il Presidente della Commissione, più che il consigliere Ferrari, avesse detto la sua su questa pratica e avrebbe fatto anche lui una bella premessa, visto che è un ambientalista, e su quello che è la pratica, sulla pratica che viene portata in Consiglio Comunale. Quindi avrei gradito molto e gradisco, lasciando la parola, prima di fare il mio intervento, sentire il Presidente della Commissione Urbanistica, l'architetto Lazzaretti, e sentire quello che ha da dire in merito. Poi, eventualmente, se non fossi soddisfatto, allora farei il mio intervento. Grazie. Sì, consigliere Ventura, vedo che il consigliere Lazzaretti ha risposto alla sua richiesta, quindi prego, consigliere Lazzaretti. Non è il problema di essere ambientalisti o non ambientalisti, il problema è pensare a uno sviluppo per Ventimiglia. Questo è il problema, avere un'idea di sviluppo per Ventimiglia. E io penso che in questo progetto ci sia un'idea di sviluppo. La vice sindaco è stata molto chiara, è chiaro, c'è un bilanciamento fra il privato e il pubblico. Dobbiamo cercare di tenere uniti, come dire, la dimensione privata e la dimensione pubblica, ma entrambe si sostengono, io trovo, in questo progetto. È chiaro, qualcuno potrà parlare di colata di cemento, qualcuno potrà parlare di speculazione, che lo faccia. Sono espressioni inadeguate, inappropriate, di persone che non conoscono poi la pratica. Ho letto sui giornali, ho letto sui social network, mi dispiace profondamente perché siamo in un'epoca di informazione, di tanta informazione, e poi succedono anche queste cose. È triste. Nonostante questo, io penso che in realtà la via che si sta perseguendo è una via giusta. Io penso che il parco sia veramente il motore di sviluppo per Ventimiglia. Guardate, nel passato gli ambientalisti pensavano che l'ambiente fosse da proteggere, da conservare. Nel passato. Piano piano si è evoluta anche questo modo di pensare, si è pensato a valorizzare. Qui forse a Ventimiglia cerchiamo ancora di fare qualcosa in più, nel senso cerchiamo di ridare un'identità a quel pezzo di Ventimiglia, che è bellissima, che però vorremmo che possa dare speranza e prospettiva di vita anche ai nostri figli. E io penso che questo sia il modo migliore per pensare a un futuro. Altre realtà hanno fatto questa strada. Mi è capitato di vedere il Parco Sigurtà nella zona di Verona, sul lago di Garda. Mi è capitato di vedere Lago Maggiore, Villa Taranto. C'è un turismo che si sta orientando verso l'ecoturismo, verso la ricerca della bellezza. Noi siamo fortunatissimi qui in questa zona. Abbiamo la Francia vicino, abbiamo Nizza, abbiamo Villa Kerylios, Villa Rothschild. Possiamo entrare in un circuito internazionale che neanche loro hanno questa possibilità. Dobbiamo cercare di valorizzare quello che abbiamo però. E in realtà molti francesi sono affascinati da queste zone, perché sono le uniche zone che sono rimaste un po' selvagge. Dare la possibilità che un parco regionale possa valorizzare questi sentieri, possa creare un afflusso turistico. Pensate, arrivano a Nizza qualcosa come 10 milioni di turisti, di passeggeri. Quanti vengono nelle nostre zone? È chiaro che dobbiamo avere la lungimiranza di pensare in grande, di avere il coraggio di pensare in grande, senza rovinare l'ambiente, è chiaro. Ma andiamo a costruire su una cava, giusto per sostenere l'idea di un parco regionale e fare in modo che dei turisti e dei cittadini ventimigliesi possano usufruire. Poi c'è un discorso, cosa ne viene a Ventimiglia? Entriamo subito nel concreto allora.
Se si costruisce ci sono magari delle conseguenze a breve. Siamo in un momento di crisi economica, no? Forse qualche lavoro potrebbe venire. Abbiamo imprese che non stanno lavorando in questo momento. Idraulici, arredatori. E poi a lungo termine, se creiamo veramente uno spazio di sviluppo, è chiaro che nei prossimi anni c'è spazio per albergatori e ristoratori. Quindi in realtà io lo trovo molto positivo questo sviluppo. Non mi fermerei, come dire, a logiche così limitate, cercando di vedere solamente la parte costruita, perché quello è veramente un limite. Cerchiamo di vedere anche tutto il resto, i benefici e i vantaggi che si possono ottenere. L'idea di un parco mi sembra una grande cosa. Io penso che da questo parco possa venire del bene. Ed è una bella cosa. È chiaro che prima che si arriverà alla fine è molto difficile, intendiamoci. Per adesso è solamente un accordo di programma, non c'è un progetto. Quindi spero che anche i prossimi interventi non siano da parte della minoranza focalizzati sul progetto edilizio, perché allora non si capirebbe lo spirito di questo progetto, perché poi alla fine è una proposta di sviluppo, semplicemente. Il progetto non ci compete, è un'area privata, e il progetto sarà di competenza della regione approfondirlo. Noi non abbiamo competenze in questo settore, ci limitiamo a capire se è una ZIE, se è una via che tutti ci guadagnano. E io penso che tutti ci guadagnino, sia il privato che il pubblico. Penso che sia un somma gioco positivo e per questo ritengo che sia molto interessante. E ringrazio l'assessore che ci ha creduto e che l'ha portato avanti con grande fatica e che ha saputo chiaramente ottenere il meglio in questa negoziazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lazzaretti. Quindi dopo questo ulteriore chiarimento, quindi il dibattito è sempre aperto, chi chiede la parola? Se non, consigliere Ventura, prego. Sì, grazie. Naturalmente l'intervento del Presidente della Commissione Lazzaretti non mi soddisfa proprio per niente, ma proprio niente, negativo su tutti gli aspetti. Lei, che è architetto, quindi ne dovrebbe sapere più di me, in termini di piano regolatore avrà studiato, sicuramente io sono una delle ultime persone che si può mettere a discutere su quello che sono le norme, la realizzazione del piano regolatore, le leggi regionali che regolano la disciplina sulla realizzazione del PUC. Ma io le vorrei far presente che lei forse avrebbe fatto meglio, prima di fare un intervento molto generico e non concreto, di prendersi la delibera regionale della giunta regionale. Scusi, perché io non ci vedo molto bene, nel 2006, quella che modificò il progetto preliminare. Consigliere, se non si avvicina al microfono non è possibile trascrivere. Perché mi viene grazie, la gobba. Grazie, grazie. Quella che modificò il progetto preliminare dell'allora amministrazione Valfrè, giunta regionale Burlando, che cassò una buona parte. Allora, se lo sa, lo omette, vuol dire che non è corretto il discorso che ha fatto, basta. Cassò in gran parte le iniziative private che determinati soggetti chiesero di poter realizzare, esponendo le loro volontà a chi a quel tempo governava il comune di Ventimiglia. Allora, lontano 2001, 17 anni fa, avevo le braghette corte anch'io. Venne prodotto un documento, questa qua è carta straccia naturalmente come ho, nel quale
nella zona che noi oggi andiamo ad esaminare, o comunque si chiede il voto, veniva dall'allora amministrazione di centrodestra, dopo un'amministrazione di sinistra, dove venne sostituito il vecchio progettista, l'architetto Spalla Stringa, sono passati 3 o 4 architetti per poter redigere questo documento, questa carta straccia, che per certi versi io condivido ciò che ha detto l'assessore e vice sindaco, avvocato Sciandra, che questo documento necessita non di una semplice revisione, ma di una rivisitazione totale. Allora, torno a me. In questo documento la previsione di questa area che noi andiamo a esaminare era anch'esso un distretto di trasformazione, al quale si chiedevano 17.000 metri quadrati di superfici, 17.000 erotti, ok? Glielo posso dire con esattezza perché ho la delibera qua, quindi voi sapete tutto, e allora... E quindi ce l'avete nascosto, come dice il consigliere Nazzari. Dunque, sì, perché noi lo conosciamo almeno, ma altri magari che non erano addetti ai lavori non sapevano. Che la regione e il consiglio regionale e gli uffici stabilirono che in questa zona preliminarmente non si poteva effettuare questo tipo di incremento volumetrico o di superfici perché di rilevanza importante sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale, tant'è vero che quella zona vi fu imposto un vincolo, un SIC, sito di interesse comunitario. Poi c'era anche la rana farfalla, cosa c'era? Certo, la farfalla mi sembra di lì, probabilmente non può più passare perché c'è un dirupo e quindi allora, comunque sia, venne cassato, questa richiesta di fattibilità, perché era una richiesta proposta. Allora, per cortesia, consigliere, non interrompiamo perché sennò si perde il filo del discorso. Questa proposta venne fatta dall'amministrazione. L'amministrazione Grazie. Comunale propone, l'amministrazione regionale, Burlando, boccia, cassa. Si rimodifica il piano, il PUC, sulla base delle indicazioni contenute sulla normativa, sulle lettere tra gli uffici regionali e il comune, viene riproposto nuovamente un distretto di trasformazione con superfici agibili in costruzione inferiori. Con delibera del 2008 la regione dice, sempre di sinistra, signori, ve l'abbiamo detto una volta, ve lo diciamo un'altra volta, lì non si fa niente. 2008. Dunque, e quindi quest'area divenne un'area adibita a servizi, con la possibilità di eseguire, di realizzare dei volumi, ma a servizio della comunità, non volumi residenziali. Ok? E questa è una parte. Il nuovo progetto prevede la realizzazione 10.000 metri quadrati di superficie agibile, per carità, io non sono contrario, più altri 6, più altri 4 di superficie accessoria, di superficie a parcheggio, arriviamo a 20.000 metri quadri, ma non sono contrario alla realizzazione, tant'è vero che in un primo tempo, senza conoscere quale fosse l'effettiva destinazione del progetto, io con
ritenni che se vi fosse stato fatto un intervento a risanamento di carattere, pensando di carattere turistico ricettivo, avrebbe avuto il mio benestare. Tant'è vero che, e qua devo riprendere la giornalista che mi ha intervistato qualche giorno fa, che io dissi: non ho le carte in mano e non conosco il progetto, e dissi che io sarei stato favorevole, però avrei dovuto verificare le carte sul giornale. Il giorno dopo dice: il consigliere Ventura favorevole alla realizzazione, che io non conoscevo ancora che cosa veniva realizzato, probabilmente la giornalista ne sapeva più di me, e favorevole alla realizzazione di 10.000 metri quadrati di superficie residenziale. Questa, come al solito, una scorrettezza che continuamente rivendichiamo alla persona che lavora. Allora, mi ha fatto specie sentire nell'ultima parte dell'intervento il vice sindaco che dice che questo PUC meriterebbe di essere rivisitato, perché i cittadini, gli imprenditori agricoli o comunque le persone di questa città ritengono che non hanno necessità di dover avere maggiori volumi. Non è vero questo, lo dice è un parere personale del vice sindaco, e quindi bisognerebbe rivisitarlo, bisognerebbe capire quali sono le zone su cui si può attuare una progettualità e quale meno. Peccato che a fronte di ciò che ha detto, fra 3 giorni scade il piano, andrà in revisione. Noi invece 3 giorni prima presentiamo un progetto, tra l'altro privo di VAS, e ricordo, privo di VAS, valutazione ambientale strategica, che necessita essere fatta e presentata alla Regione prima di presentare un progetto così. Tant'è vero che in delibera se ne richiede la presentazione postuma. Allora, qua, voglio dire, le leggi regionali dicono una cosa, il Consiglio Comunale ne fa un'altra. Secondo me ci sono degli estremi per ritirare la pratica, presentare prima un documento, poi sulla base di quello che dice la Regione presentarne un altro. Ripeto, io sono un semplice geometra, però. Dunque, presentiamo un piano dove ci sono delle volumetrie importanti, delle superfici importanti, perché oggi si parla di superfici. Allora, abbiamo delle relazioni da parte degli uffici, perché gli uffici devono essere chiamati in causa, ossia l'ufficio acquedotto e fognature. Viene richiesto un parere, perché è necessario, dove gli uffici dicono, in sostanza, che non c'è niente, c'è solo una conduttura dell'acqua di una sezione limitata che adduce le frazioni. Non c'è né fognatura, o comunque parte della fognatura riversa nel fronte francese, per cui noi paghiamo una somma importante al comune di Mentone per la depurazione di queste acque, mentre un'altra parte con fognature pseudo, diciamo, di tipo agricolo, si riversano poi e vengono incanalizzate nei ricettori corretti. Questo intervento prevede delle urbanizzazioni. Allora, le urbanizzazioni sono la realizzazione di opere legate alla realizzazione della fognatura e dell'acquedotto. Allora, si passano per utilità pubblica delle opere che serviranno strettamente e saranno necessariamente interessate all'intervento che viene fatto.
Allora dico, potrei pensare a una cosa. Nel 2001 venne presentato un progetto col quale si chiedeva la realizzazione, si proponeva un distretto di trasformazione. Le amministrazioni regionali li hanno cassati, a distanza di 17 anni, voglio dire, sono intervenute normative, il privato, l'interesse non è mai mancato, come riteniamo che non sia mai mancato, e in aiuto all'amministrazione con i fondi comunitari si realizza un'opera di urbanizzazione primaria, un tratto di fognatura. Allora lì che potrei dire sì, quello che vanno a fare è veramente una parte del lavoro che è stato già realizzato tramite finanziamenti e quindi è relativo, l'impegno è relativo, ma noi stiamo, loro stanno proponendo la realizzazione di un'opera importante che di fatto servirà quasi esclusivamente per le loro costruzioni. Non esiste un progetto di fattibilità per una fognatura, non sappiamo se il bacino o le vasche siano sufficientemente dimensionate per dare adduzione idrica dell'acqua potabile alle nuove costruzioni. Qualcheduno ha scritto sui social, e io non scrivo perché non mi piace, che a fronte di 10.000 metri quadrati, se li dividiamo per 50 metri quadrati ogni singola unità immobiliare, potrebbero realizzarsi 200 abitazioni. 10.000 diviso 50 fa 200, quindi un potenziale di 200 abitazioni. Allora, ma ci siamo chiesti dall'altra parte, perché io me lo sono chiesto, magari sono un po' più addetto alle ore, ma le condutture, la potenzialità idrica che dovranno avere quegli impianti, le pressioni necessarie, ci sono? Sono sufficienti? Lì andava fatto, andava incaricato uno studio, anche, voglio dire, abbiamo l'AIGA che è marotta, perché l'AIGA è così, però hanno dei professionisti, non in loco, ma nelle sedi opportune. Signori, questo è un intervento, fateci un progetto preliminare per capire se è sostenibile un intervento di quel tipo. Non è stato fatto, non c'è niente, è inutile che andiamo a parlare di terreni bruciati, percorsi dal fuoco, è tutto vero quello che ha detto l'assessore, tutto vero, ma è altrettanto vero la questione amministrativa. Allora, e adesso il PUC è stato fatto, la normativa regionale prevede che per fare il PUC bisogna redigere la descrizione fondativa. La descrizione fondativa contiene tutti quei contenuti, e me li sono scritti, abbiate pazienza, descrive attraverso un'analisi conoscitiva il grado di suscettibilità alla trasformazione che il territorio comunale ha, ma non nell'immediato, non nei prossimi 10 anni, che chi ha fatto le analisi ha previsto per sempre, perché il PUC scade ma va revisionato, non va modificato se ne fa un altro, tutt'altro diverso. È uno strumento che va sempre adeguato sulla base della descrizione fondativa, fino a quando la descrizione fondativa e i contenuti non saranno saturi, e quindi bisognerà fare un altro documento che spiega che le condizioni del territorio ventimigliese sono diverse e quindi necessita operare un altro tipo di intervento sul territorio. Sulla descrizione fondativa sono stati ripartiti gli indici edificatori. Il territorio comunale è il PUC, una scelta che era condivisa dall'amministrazione Burlando sul fatto di dire va bene, noi non, ormai gli anni 80, gli anni dell'edificazione sono passati, allora limitazione nelle costruzioni, premialità a chi
non è stato opportunatamente coinvolto nelle aree di edificazione, pochissime, però con la perequazione fondiaria, e quindi avrebbero ottenuto comunque un piccolo premio, perché avrebbero potuto vendere il proprio indice a coloro che avevano invece beneficiato della possibilità di avere delle aree edificabili, che però contenevano solamente in parte l'indice per poter costruire, ossia il terreno individuato per poter essere edificato aveva la necessità di poter avere, aveva indotto una parte dell'indice, ma una parte la doveva acquisire tramite i privati oppure richiedendo la possibilità all'amministrazione comunale di poter comprare l'indice. Io leggo nella delibera che voi preparate che questi signori, oltre a fare l'intervento di 10.000 metri, hanno in dote il 100% dell'indice, quindi non devono neanche chiedere niente a nessuno. Alla faccia, alla faccia. Signori, a parte che si scardina il sistema della perequazione fondiaria, lei dice di no, io dico di sì, perché comunque di indice ne ce n'è in eccedenza, ma sono gli standard che cambiano in previsione del documento della descrizione fondativa, perché se noi facciamo 10, 12, 13, perché gli interventi, le varianti sono due, però 13.000 metri quadrati di residenza, quelli che andiamo a fare in più non li leviamo dalle altre parti, eh? Non è che dicono allora facciamo 13.000 metri quadrati che non sono previsti, però andiamo a sottrarli. Andiamo a sottrarli dove c'erano, e quindi li compensiamo, perché se le volumetrie edificatorie erano quelle, se io ne aggiungo da una parte le devo togliere per equilibrare. Queste cose no, sono un X più 1, quindi è già scardinato il piano. Scusate che perdo. Ci sono alcune, adesso lì, l'ambito su cui viene realizzato l'intervento è anche un ambito che è stato percorso dal fuoco. Adesso sicuramente queste zone saranno al di fuori, sicuramente le zone rimanenti, su queste zone rimanenti non verrà edificato. Per quanto riguarda la distanza cimiteriale, io vedo che c'è un grosso raggio che contempla l'area, ci sarà chiesta la deroga, non lo so. Volevo fare una richiesta, siccome nel corpo di delibera e comunque tra i documenti ho letto che i signori che presentano, la società che presenta il porto, farà delle opere pubbliche che l'assessore ha illustrato su dei terreni che attualmente non sono di proprietà, ma su cui c'è un impegno. Mi chiedo, siccome ho letto che ci sono degli immobili sul terreno, volevo capire quali immobili fossero questi, se mi si può dare risposta. Perché mi farebbe piacere capire, siccome non ho capito, qua in consiglio dai tecnici e da chi ha seguito la pratica, quali sono i volumi per i quali si intende risanare e rimettere in condizione di essere riutilizzati, se sono nella cava o se sono volumi all'interno del terreno che la società non ha ancora acquisito, ma sui quali ha messo una prelazione. Per il momento basta, grazie. No, per il momento tenga conto e rivendico che lei me lo riconosca gentilmente, consigliere Venturo, che ha parlato 17 minuti più 9 minuti e 30.
ne tenga conto per il prossimo intervento, così evitiamo di litigare, ok? Grazie. Mi chiede la parola il vice sindaco, prego vice sindaco. Grazie, visto che l'intervento è stato lungo ho dovuto chiedere la parola adesso perché sennò poi mi dimentico, non riesco a risponderle, consigliere. Allora, rifocalizzo, nel senso che qua noi stiamo approvando una variante che poi va in accordo di programma, non stiamo esaminando un progetto. E quindi tutta una serie di valutazioni verranno fatte quando sarà il momento. Oggi non è quel momento perché è una valutazione esclusivamente urbanistica. E, sì, è vero che non è stato approvato, non sono state approvate le norme che nelle precedenti versioni del PUC erano state previste dall'amministrazione. È un buon motivo per dire a un privato che fa una proposta no? Cioè, io da amministratore pubblico davanti a un privato che mi formula una proposta solo perché è già stata rigettata dalla regione due volte devo dirgli di no? Non credo. Cioè, io la porto avanti, la esamino, chiedo tutto quello che secondo me va chiesto, poi la trasmetto agli uffici regionali. Se poi gli uffici regionali, per i loro motivi e nell'ambito delle loro competenze, riterranno che la proposta non è assentibile, bene, non sarà assentibile. Io avrò lavorato invano, perfetto, d'accordo, avrò lavorato invano. Ma l'amministratore pubblico non può lavorare soltanto per avere un risultato. L'amministratore pubblico lavora prevalentemente su domanda. Qui c'era un soggetto che chiedeva. Abbiamo fatto l'istruttoria, abbiamo chiesto quello che dovevamo chiedere, stiamo tentando di farla approvare da questo consesso e di mandarla avanti. Se poi qualcun altro la bloccherà, l'avrà bloccata e ci dirà perché l'avrà bloccata. Ma non è che perché, Geometra Ventura, lei fa il tecnico, ma quante volte le è capitato di ripresentare il progetto? Vorrà mica dirmi che perché le bocciano un progetto lei per quel cliente o su quel terreno non presenta più niente. Cercherà di presentare un progetto diverso, di capire dove deve andare per farselo approvare e magari loro hanno fatto la stessa cosa. Io quello che ritenevo giusto chiedere l'ho chiesto e lo porto in questo consiglio ritenendo di aver ottenuto per le condizioni che sono state poste le proposte migliori ottenibili. Poi se questo non è condiviso, pace e gioia, cioè, intendo dire. Non ce l'ha ordinato il medico, non ce l'ha ordinato il medico. Quindi mi dispiace, mi dispiacerebbe, non tanto per il lavoro fatto, perché ripeto, di lavoro inutile se ne fa sempre tanto, quindi non è quello. Se lavorassimo solo per risultato sarebbe veramente un modo di lavorare piccolo. E mi dispiacerebbe perché questo significherebbe che quell'area rimarrà ulteriormente degradata. Appena verranno di nuovo su un po' di arbusti, ci sarà di nuovo un po' d'erba, a Lecche ci sarà di nuovo qualcuno che gli darà fuoco e andremo avanti così, finché non crollerà sull'Aurelia, per cui l'ANAS farà l'ordinanza e gli dirà mettetela in sicurezza, ci faranno delle belle paratie. Questa è una prospettiva che a me fa paura e quindi a fronte di questa possibilità prova a portarla avanti. Se devono dire di no, hanno detto di no due volte, lo diranno la terza volta, ne prenderemo atto. Ma questo non significa che non si debba continuamente riprovarci, perché che in quella zona ci sia un problema di riqualificazione è indubbio. C'è un'ex area di cava, c'è un riporto dello smarrino, c'è un'area interamente percorsa più volte dal fuoco che ormai rischia di cadere sull'Aurelia. Ci sono delle spiagge in cui le famiglie di Ventimiglia non possono entrare. Allora, se tutto questo vi va bene, benissimo. Allora avete ragione voi, dovevo dire di no subito e mi risparmiamo 3 anni di lavoro. Rispondo ancora un'ultima cosa sui volumi esistenti. Allora,
No, forse non mi sono capita quando ho cercato di... Cioè, nel senso che quando si è detto servizi, dovete realizzare il parcheggio alla scuola, la prima richiesta è stata quella di dire, bah, sulla scuola, sinceramente, se trovate un volume già esistente da riqualificare, saremmo molto più contenti che costruire un volume nuovo. Ovviamente questo volume già esistente doveva essere in un raggio rispetto ai giardini Embury tale da consentire a chi frequenterà la scuola poi di accedere agevolmente senza prendere mezzi, senza avere l'auto e tutte queste cose qui ai giardini. Poiché la parte dopo 8 mesi è tornata dicendo non trovo niente che abbia quelle caratteristiche perché o non è in vendita o è in vendita ad un prezzo tale per cui lo considero antieconomico, ho dovuto prendere atto del fatto che l'unica possibilità di ottenere la scuola era quella di costruirla ex novo. Bene, hanno detto la costruiamo ex novo. Signori, quindi non ci sono volumi già esistenti, l'unico volume già esistente sono due. Però, ma sì, ma sono due due stupidaggini rispetto a... sì, scusate. È che quando mi stanco poi mi si abbassa il livello di controllo sul linguaggio, perdonatemi. Allora, ci sono due piccolissimi volumi, uno è un ex... non mi ricordo se un ex casello, un ex casa cantoniera nella zona Mare, e invece nella zona dove verrà il parcheggio c'è un piccolo edificio per il quale abbiamo chiesto che venga trasformato in, sempre poi destinato alla proprietà comunale, che venga trasformato in luogo di trasformazione dei prodotti agricoli per la conservazione, queste cose qua, perché adesso il problema vero è che anche le l'olio, lo sappiamo tutti, però anche le marmellate o i succhi possono essere prodotti soltanto se c'è una filiera di sicurezza, e quindi abbiamo chiesto che quel volume venga recuperato con questa finalità, nella previsione dell'accordo di programma. Poi le do ancora un'ultima... di urbanizzazione. Sì. Sono computate... Sì, grazie, ci stavo arrivando perché... Allora, le opere di urbanizzazione a cui lei fa riferimento, se lei guarda il quadro economico dell'intervento, non sono previste. Cioè, la fognatura, se la devono fare, la fanno. E cioè, intendo dire, non è che ci sono tante possibilità, Quindi non entrano neanche nel quadro del beneficio pubblico di cui oggi facciamo la valutazione, perché quello è un argomento che andremo a trattare, quello sì, nel momento in cui la procedura dovesse arrivare a compimento e quindi andiamo a esaminare un progetto. Allora lì veniamo a tutte queste collegamenti, i servizi, tutte queste cose qua. Grazie. Grazie a lei, signor Vice Sindaco. Quindi continuiamo con la richiesta di intervento. Consigliere Ballestra, prego. Grazie per la parola, Presidente. Bene. Mi fa piacere di aver sentito che ogni tanto anche voi cambiate opinione, perché chissà perché quando siete dall'altra parte dei banchi tutto quello che fanno gli altri, da una cazzolata di cemento a in su, diventa una cementificazione selvaggia. Oggi ho sentito con piacere dire che per mantenere l'ambiente non bisogna solo ed esclusivamente rivolgersi a una politica di conservazione, ma anche a una politica più ampia, che veda, ahimè,
la regia si pubblica, perché soldi non ce ne sono, lo sapete meglio di me, vero? Solo voi ve li inventate ogni tanto, e la mano privata. Questo vi devo dare atto, che sono contento di sentire questo e spero che la vostra linea mantenga questo solco per tantissimi anni, perché è una novità, è veramente una novità. Detto questo, sono un po' preoccupato, devo dire, dalla relazione e dall'intervento che è stato fatto anche dal consigliere Lazzaretti. Perché vedete, quando si parla di queste cose, oltre a parlare di alberi, di belle cose, scuole, università, poli universitari, centri per la lavorazione delle marmellate, in una città, per piacere, in una città dove non siamo riusciti a tenere aperta una scuola pubblica, primaria oltretutto, e beh, cari signori, un po' io mi preoccupo, perché bisogna dare il nome e il cognome alle cose, ossia anche questo. Qual è l'importo di questo intervento? Ma così a sommi capi, perché noi non lo sappiamo, non c'è scritto da nessuna parte, io sono superficiale, magari non l'ho letto, ma così a stima posso immaginare che 10.000 metri quadrati a picco sul mare un certo valore ce lo possono avere. Non è che siamo tanto studiati noi, ma più o meno lì ci arriviamo. E allora, quando si parla di così tanti soldi, bisogna anche avere la ragionevolezza di far capire alle persone quanti metri cubi di cemento, quanti soldi girano per questa operazione, da quando nasce questa operazione. Questa operazione nasce già nel 2015 sicuramente, di questo ne sono certo, lo dicono anche più o meno gli atti, le corrispondenze dei giardini Amburi. Nel 2017 qualcuno già accennava a questo progetto del Principe, che è assolutamente incoerente con quello che ci dice oggi la scheda del nostro PUC. È vero che un amministratore pubblico deve, io credo che abbia il dovere di assecondare in un'economia come la nostra quelle che sono le aspettative dei privati, però ogni tanto provare anche a dire, beh, ma siccome l'attuale previsione di PUC ci dice che, non è che l'abbia scritta noi, che quindi eravamo cattivi in quegli anni, abbiamo detto no, siccome noi odiamo Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, non gli facciamo fare nulla e scriveremo sulla scheda del PUC che sulle volontarie esistenti, poi diciamo che riguardo al piazzale dell'ex Cava Grimaldi è ammessa l'edificazione su tale subambito, purché limitata al piazzale, okay? Mantenendo la percezione, questa frase mi colpisce perché siamo stati cattivi, la percezione del fronte e una funzione didattica necessariamente connessa a Villa Ambori. Quindi attenzione, lì facciamo qualche cosina, ma la percezione visiva deve essere quella di Villa Ambori, mica di questo. 10.000 metri quadrati, ergo 330.000 metri cubi, penso che di Villa Ambori non se ne accorga più nessuno che ci sia, se la guardiamo di là, no? Quindi può anche darsi che la regione cambi opinione, come l'avete cambiate voi, e reputi, certo che sì, ma certo che sì, e reputi che questo intervento sia un intervento meritorio. Guardi, lo speriamo tutti. Io ho qualche perplessità che questo accada, qualche perplessità. Mi direte, ma non ci hai mica perso tanto tempo, Balestra, lavorare hanno lavorato gli altri. Te sei venuto qua una sera, ti assenti sempre dalle commissioni, la invito durante questo intervento a farti i fatti suoi, caro consigliere Lazzaretti, perché ogni consigliere è libero di comportarsi come vuole, rispetto alle commissioni o meno. Ecco, sia chiaro questo.
bene. Non sono lei state non usate è, parole a sproposito, non quindi tenuto, non le richiamiamo. Lei non è tenuto a raccontare in questa assise le assenze o le presenze dei consiglieri comunali. I cittadini, e mi interrompo e chiudo, hanno la possibilità di reperire gli atti e guardare il comportamento dei consiglieri. Grazie. Detto questo, e continuo con l'intervento, io credo che, vedete, il ragionamento che va fatto rispetto a questa operazione non si deve fermare a quel pezzo di territorio importante del nostro comune, ma vada allargato a quelle che sono la realtà intera del nostro comune, cari signori, alla realtà intera dei nostri comuni. Ora la domanda che io mi pongo, perché me la pongo tutti i giorni, e faccio fatica a darmi una risposta, ma molta fatica, è questa. In un comune dove ormai i valori immobiliari sono ridotti a lumicino, bene? Sia degli esercizi commerciali, sia degli appartamenti, è molto maggiore quella che è l'offerta di merce, ossia di appartamenti, rispetto che quella che è la domanda. In un comune dove è impossibile piantare un chiodo ovunque, ossia ci sono cose che a me mi colpirono veramente quando la regione rivisitò quello che era il preliminare del piano urbanistico comunale fatto dalle vecchie amministrazioni. Mi ricordo che nelle zone olivicole riuscì a scrivere che per edificare, ma non 10.000 metri quadrati, attenzione, per edificare una casetta di presidio erano necessari 10 ettari di indice, 100.000 metri quadrati, è chiaro? Io credo che i proprietari di quei terreni, che avranno lotti da 1.000 metri, 500 metri, perché qua il frazionamento saprà, abbiano, sentendo, se verranno a conoscenza di quello che state approvando stasera qua, un profondo senso di ingiustizia rispetto a quello che andate a provare. Perché vedete, io non sono mica tanto d'accordo, sapete, con cosa dice l'assessore Sciandra, che abbiamo sentito gli agricoltori, premesso, scusate, che quando è stato fatto il PUC, anche le becere, le vecchie amministrazioni, sentirono tutte le associazioni, sentirono tutti i comitati di quartiere. Non è che qua arrivano, non è che prima c'era della gente che non faceva le cose. Poi oltretutto è anche un obbligo di legge fare questo. Sono atti preliminari obbligatori, qua l'acqua calda non la scopre nessuno. Ma la domanda che io mi pongo è questa, cari signori. Guardate che la maggioranza delle proprietà olivicole e forse anche agricole di questo comune, io non sono mica convinto, sapete che sono in proprietà a coltivatori diretti. Io penso che siano anche in proprietà privati cittadini, che potrebbero avere il diritto, no, a una casa, o no? Non ce l'hanno il diritto a una casa? A Camporosso ce l'hanno, fanno case dappertutto, a Soldano ce l'hanno, a Perinaldo ce l'hanno, ce l'hanno dappertutto, qui a Ventimiglia siamo i fini di nessuno. Perché? Perché in passato c'è stato lo scempio del territorio. A Peglia è stato costruito abusivamente, dall'altra parte hanno fatto questo schifo, dall'altro anche, e allora cosa succede? Che i cittadini di Ventimiglia la casetta non se la fanno. Arrivano i nobili, 10.000. E cari signori, per quanto mi riguarda, non funziona così, in assoluto. E ritorno, credo che un'amministrazione abbia il dovere di esaminare, ma abbia anche il dovere, scusate, di consigliare. Vedete, se questa pratica stasera mi fosse stata presentata e qualcuno mi avesse detto: guarda Balestra, ci hanno chiesto 10.000 metri di residenziale. Noi, in considerazione anche del fatto che di quello che dice lei, consigliere Lazzaretti, sviluppo, turismo, tutte queste belle cose, beh, mettiamoci anche un pochettino di ricettivo, no? Così se viene qualcuno a vedere sti giardini e vuole andare in albergo, c'è l'albergo lì vicino. No, e dove vai in albergo? Va a Mentone. E cosa ci portano nel territorio? Il biglietto dei giardini? No, mi scusi, questa non mica capita. Allora, qua non c'è un equilibrio, abbia pazienza. Non c'è un equilibrio e un interesse pubblico, perché se mi motivate
l'interesse pubblico di un'operazione da 10.000 metri quadrati su un ettaro, va bene, di superficie edificabile, mi sembra di aver letto questo, a fronte di 100 posti auto, di un pseudopolo studentesco, non ho capito che cos'è, che gestirà l'Università di Genova, che non riesce neanche a gestire il polo universitario di Imperia, perché non c'è il becco di un quadrino, bastate che vi guardate i verbali che fanno, poveretti, ma è la verità, non gli do una colpa, no? Che gestisca questo polo pseudo-universitario di alta specializzazione botanica, al quale arriveranno, capito dove l'abbiamo visto, oltre che sul giornale, anche qua, dei ragazzi dal Nord Europa. Vabbè, fa anche piacere. Magari arriveranno anche dal Messico, come sa da dove. E la riqualificazione di un fabbricato già esistente nel Rio Sorba per la lavorazione dei prodotti locali, oltre che la sistemazione di un po' di sentieristica, che forse quella lì veramente con un po' di impegno, non do colpa a voi, me la prendo io, ce la prendiamo tutti, attenzione, magari con dei fondi, con dei fondi pubblici si potrebbe anche provare a ripristinare. E che qua, se lo fanno dei privati, tra un po' li mettono in galera, se non arrivano soldi pubblici e gestisce qualcheduno, non ce la facciamo. Quindi a me sinceramente pare un po' poco, sinceramente, pare un po' poco, come interesse pubblico per motivare una, scusate, lo uso questo termine, lottizzazione del genere. Tanto più, mi dispiace che a 3 mesi dalle elezioni, perché più o meno siamo il 19 gennaio, 19 febbraio, marzo, aprile, 3-4 mesi dalle elezioni, si approva una pratica di questa valenza. In un comune, ripeto, dove penso che negli ultimi 10 anni si sia rilasciata una concessione edilizia. Una concessione edilizia. Guardate, siete stati bravi in questi anni, avete fatto delle cose belle, interessanti, non lo so, magari tutti i cittadini non sono di questa opinione, e quindi rivincerete le elezioni. E approvatela dopo questa pratica, no? Cosa cambia? Succede mica nulla. Anche perché, vedete, io veramente sono dispiaciuto, ma dispiaciuto di queste cose. Perché? Perché provo un senso di profonda ingiustizia e doverlo dire io, che appartengo alla parte politica dei cementari, questa cosa voi che invece appartenete alla parte politica degli ambientalisti, mi dà fino fastidio, mi mette persino in imbarazzo. Le grandi lottizzazioni che sono state votate da questo Consiglio Comunale da quando ci sono io, quindi dal 1998, perché io sono un vecchio di questo Consiglio Comunale, riguardano il SUA, dove stanno facendo i muraglioni sopra il porto, e adesso sarà votato questa. Non ne vedo altre. E attenzione, mi ricollego anche a questo, perché, come diceva Buonanima di Andreotti, mutuando la frase di un cardinale romano, che a pensar male spesso si fa peccato, ma a volte si ci azzecca. Allora io ricordo che quando fu bandito il porto, il proponente che lo aggiudicò iniziò a predicare che per fare il porto, lo specchio acqueo, l'operazione non era sostenibile, perché tutte le volte noi qua ci troviamo mai e poi mai, ma non lo dico questa sera perché siete voi, perché è successo a me anche quando ero in maggioranza, è successo a me, da fastidio, ci troviamo sempre a contrattare la necessità di questo, che ha questo comune, di fare qualche cosa perché da solo non è capace di far niente. E mi ricordo che l'allora proponente Cala Del Forte, che è lo stesso che oggi gestisce, sono cambiati i soci di maggioranza, ci disse che era impossibile fare quel porto come voleva tutto sommato la regione Liguria, di quelle dimensioni, perché i costi erano elevatissimi, se non riequilibrando l'operazione con degli appartamenti su quel fronte. E noi, che come voi vogliamo lo sviluppo di Ventimiglia, volevamo lo sviluppo di Ventimiglia,
Mi hanno detto, vabbè, se ci tocca bere sto calice amaro, noi alziamo la mano, perché l'alziamo, punto, l'alziamo. Poi io ho rotto un po' le scatole, perché io sono veramente un rompiscatole, quando qualcuno ci voleva anche mettere la COP nelle aree, ci volevano mettere queste cose, ho detto, beh, adesso diamoci un po' una regolata, perché, scusate, mi sembra che qua il remescio comincia a diventare un po' troppo importante. E quindi votammo quel suo e dicemmo, va bene, fatelo. Vedi, una cosa della quale io mi sono veramente stupito e pensavo che qui ci fossero dei benefattori che vogliono bene al nostro territorio, che quando è cambiata la compagine societaria, dico, vabbè, prende il pacco, così mantiene il pacco in senso buono, tutto quello che è stato approvato, così mantiene l'equilibrio economico-finanziario di tutta l'operazione, no? Quindi, opere a terra e opere a mare. Invece, se non mi ricordo male, e faccio ammenda e mi scuso se mi ricordo male, è stato acquisito solo l'impegno per fare il pezzo sotto, giusto? Lo specchio acqueo. Quindi tutto quello che riguarda sopra ha un altro padrone, se non sbaglio. E vabbè, non sono passati tanti anni, tre più o meno, no? Dalle varianti. Ne abbiamo fatto due, tac, ecco che arriviamo a questa presentazione di questa, ripeto, non progetto, di questa modifica al piano urbanistico comunale, ok? Che è piuttosto importante, che sicuramente non sarà collegata a questa operazione, sicuramente, però come ripeto un po' di mal di pancia mi viene, ve lo dico. Quindi io vi prego, cari signori, riflettete bene su quello che state facendo, perché secondo me questa pratica è da approfondire su quelle che sono, no, ma non l'approfondirà dopo le regioni, perché una volta che noi poi scriviamo vuol dire che noi abbiamo già dato una volontà, no? E la faccia ce l'abbiamo messa, ma ce l'abbiamo messa male, perché un conto è presentarsi e dire, guarda, quindi gli ci hanno chiesto di fare così, e noi vabbè, abbiamo fatto il compitino, abbiamo fatto così, poi abbiamo preso il paravento, no? L'università che sono bravi, i giardini amboli che sono ancora più bravi, ogni tanto si riuniscono, ci raccontano le loro belle storie, e tanti cittadini di Ventimiglia, chiodi, niente, al massimo la martellata se la tirano su un dito. Io dico, riflettiamoci un attimino, valutiamo quello che è l'impatto di questo intervento, non solo, credetemi, perché non mi voglio scandalizzare, su quello che è l'ambiente, ma l'impatto di questo intervento su quello che sarà la futura economia di Ventimiglia. Ma cosa pensate? Chi lì ci va ad abitare, l'operaio che, o il cassiere che andrà a lavorare in qualche centro commerciale, non so, qui a Ventimiglia, da un'altra parte? Non credo. Io credo che quelle saranno tutte seconde case, signori, che al comune, alle casse del comune possono portare anche economia in termini di IMU, ma all'economia della nostra città, l'esempio ce l'abbiamo laggiù al Biscione, no? Ma cosa ci portano? Ma non ci portano niente. Se volete veramente dare del turismo, se volete veramente proporre qualcosa di più interessante per questo territorio, guardate un pochettino di approfondire, di bilanciare quello che è l'impatto residenziale rispetto all'impatto eventualmente ricettivo. Magari chiedendo di fare qualcosina, capisco che poi ai ricchi dà fastidio avere magari qualche un albergo, vedi, io c'ho l'appartamento di lusso, esce uno dall'albergo, mi dà fastidio, no? O dalla casa vacanza, non lo so. Però qualche cosa, bisogna avere ogni tanto il coraggio di farlo. E vedete, e non voglio più dilungarmi in questa fase, solo una cosa, ma la dirò poi in dichiarazione di voto, solo una cosa vi chiedo, vi dico, ricollegandomi a quello che diceva il consigliere Lazzaretti. Lei Lazzaretti prima ha detto, beh, ma questo intervento probabilmente darà del lavoro, probabilmente creerà dell'indotto, farà delle belle cose. Vede Lazzaretti, io mi permetto, e lo dico non a cuor leggero, che in una città come questa, come oggi, disastrata, dove il lavoro manca, dove le aspettative dei nostri giovani sono annientate, dove la prospettiva di investimento è pressoché nulla,
dove le pubbliche amministrazioni non fanno altro che schiacciare e non fanno fare nulla a nessuno, va bene? Con le violenze che abbiamo subito, vendere un'operazione del genere, che a mio giudizio, così come è impostata, è poco più che latta, per oro zecchino, guardi che non è una bella cosa. Guardi che cercare del consenso sulla materia lavoro rispetto a una cosa del genere, guardi che non è bello. Non è bello. Quando la gente è disperata, come oggi è la gente di Ventimiglia, dal commerciante all'imprenditore, no? Non si ragiona così. No, non si beve tutto quello che arriva e poi ma sì diamo del lavoro, così la gente va a dire in giro quello è un maledetto perché vuole bloccare, noi siamo bravi perché diamo del lavoro. Non funziona così, perché quello che seminiamo oggi vedremo se i nostri figli riusciranno a raccoglierlo. Se continuiamo così, secondo me se ne andranno tutti da questo territorio, questi ragazzi se ne andranno tutti, perché ripeto, quell'operazione è un'operazione fine a se stessa, non porterà un euro di economia. Io le favole che ho sentito negli anni, con le quali mi si dice investi un euro in cultura e ne raccogli sei, abbiate pazienza, non le raccolgo più. Non le raccolgo più, serve economia reale. Qui l'economia reale è finalizzata all'intervento e poi fine, poi costi per le amministrazioni. Facciamo questo bel polo, riqualifichiamo il fabbricato, facciamo tutte queste belle cose, poi saranno solo costi di gestione. E voglio vedere chi sarà tutta questa gente che verrà qua. Abbiamo i più bei giardini del mondo, i giardini di Africa, andiamo ancora a cercare. Il parco marino, l'altro parco. Abbiamo i più bei giardini del mondo. Teniamo quelli, teniamoli bene. A volte non ce la facciamo neanche, non riusciamo. O chi li gestisce lo fa e lo fa come può. Allora, ma di cosa stiamo a parlare? Su, ma non vendiamo le uccelle per lanterne, per piacere. Non è la sede, non è il caso. L'anello al naso qui non ce l'ha nessuno, cari signori. Siamo qua per collaborare, siamo qua per cercare di aiutare i cittadini di Ventimiglia e aiutare a voi altri, va bene? Ma questo non è il modo, è impossibile aiutarvi, è impossibile. Ora faccio una domanda all'ingegner Cigno o all'architetto Martina. Il fabbricato che si parla nell'accordo di programma, non... quello della cava, hanno detto che lì non si può fare niente, solo anche quello è dormiente, chissà se l'archeologia bloccherà tutto. Ma quello sopra, di cui si parla, ha parlato anche il vice sindaco, della, dove verrà riqualificato per fare un laboratorio, frantoio, ho visto, no? In Rio Sorba. No? Leggo? Leggo l'accordo, scusate. Allora... nell'accordo, a pagina 9, 1, 2, 3, 4, 5, ristrutturazione del fabbricato esistente nella Valle Rio Sorba da adibire a laboratorio comunale consortile per la trasformazione di alimenti del territorio. Ok? È il fabbricato censito, scusatemi, sul mappale 53 982, numero no, il numero del microfono, il 13, ma non ha, ah. Un'altra domanda non ce l'ha, consigliere? Eh no, io questa. Ah, ecco. Perché bene. Siccome parliamo, adesso do anche i numeri, di una pratica da 50 cucuzze, non 50.000 euro, non 5 milioni, molto di più, bisognerebbe almeno essere preparati su questo. Io ho tempo, comunque, penso che tutti abbiano tempo di aspettare. Vuole andare avanti, cerca la risposta, poi l'architetto gliela dà, intanto vuole continuare. No, ma allora io mi dico semplicemente che se il fabbricato è quello... No, perché se ha finito poi le dà la risposta. No, se il fabbricato è quello, chiudo l'intervento. Sì, chiuda, prego. Consiglio al Consiglio Comunale, non alla Giunta perché non vota, tranne il Sindaco, di andare a vedere agli atti del Comune lo stato edilizio di quel fabbricato.
Scusi, sì, mi scusi consigliere, signora Capello Bianco, non si possono fare delle riprese durante il Consiglio Comunale, la pregherei. Non si fanno queste cose. Prego consigliere Balestra. Consiglio di andare a vedere qual è lo stato di quel fabbricato, non sul luogo, all'ufficio urbanistica, prende la pratica e guardate cos'è quel fabbricato. Perché se viene meno uno di questi... di queste contropartite che motivano l'interesse pubblico, rischiamo di votare un atto che magari potrebbe essere impugnato o invalidato. Penso io, eh? Perciò andatevi a vedere questo fabbricato, qual è la sua condizione giuridica. Poi se volete votare, votate, fate cosa volete, lo mettete a verbale per piacere quello che vi sto dicendo. E poi fate cosa volete. E vi faccio un favore. Bene, consigliere Balestra, grazie per il suo intervento. Solo per la cronaca, 33 minuti, ma giusto così per curiosità. Mi chiede, non solo per la cronaca ho detto, solo come comunicazione la prenda. Allora, consigliera Malevindi, prego. Grazie presidente. Dunque, preliminarmente devo constatare che non funziona lo streaming e sono rammaricata, perché questa pratica avrebbe potuto essere seguita da molte persone a casa che erano interessate dopo aver letto l'articolo sui giornali. Lo streaming non funziona, non c'è modo di ripararlo. Come sappiamo non esiste più il servizio di trascrizione delle sedute dei consigli comunali pubblicate sul sito internet del comune di Ventimiglia, quindi la seduta di stasera rimarrà tra le persone qui presenti praticamente. Poi noi come consiglieri faremo accesso e chiederemo la trascrizione, però di fatto non rimarrà sul sito del comune una trascrizione di quello che ci siamo detti questa sera. E a me questa cosa non piace, proprio per l'importanza di questa pratica. Ma è possibile provvedere alla riparazione dello streaming per far sì che lo stesso funzioni? Perché altrimenti... Un attimo fa ho fatto un annuncio quando mi è stato comunicato che non funziona lo streaming e il consigliere Nazzare è venuto a segnalarlo qui alla presidenza e io ho detto che ha già preso in carico il segretario e gli addetti alla segreteria di questo consiglio comunale si farà la traduzione dalle cassette, quindi la trascrizione integrale. Lei consigliera, mi perdoni, forse le è saltato questo passaggio. Ma prego, guardi continui. Che non mi è saltato affatto, semplicemente la trascrizione verrà consegnata a noi che ne faremo domanda e non pubblicata sul sito del comune, visto che non c'è più la sezione dedicata alle trascrizioni delle sedute dei consigli comunali. Quindi sono rammaricata del fatto che questo servizio non stia funzionando e non possiamo far sì che funzioni, ma non per colpa degli addetti, io non ce l'ho con l'addetto, cioè nel senso non so come mai non funziona. E come mai non esce dal comune? Per cortesia, signor Luci, si astenga dall'intervenire e consigliera Malevindi prosegua nel suo intervento. Il fatto che questa pratica ci sia stata consegnata meno di 7 giorni fa e che in 6 giorni ci sia demandato, tra l'altro in una commissione che è stata fatta quando io non c'ero, ma per impegni comunque paraistituzionali, e ci veniamo costretti a esaminare la documentazione in soltanto 6 giorni, quando vengo a scoprire che del progetto se ne sta parlando questa amministrazione da ben 3 anni, senza che la commissione né i consiglieri siano mai stati interpellati né in alcun modo coinvolti, ma neanche per sentito dire in questa pratica. Quindi io stasera dovrei dire tutto quello che penso su questa pratica, non mi basta mezz'ora semplicemente perché non mi basterebbe una settimana per andare a parlare con tutti gli uffici e dare un mio parere con consapevolezza. Scusi, no, se c'è una diatriba mi fermo un attimo. No, prego, continui il suo intervento. Comunque no, vorrei sapere come mai questo video è registrato ma non esce dalle mura di questo consiglio. L'ha già detto, abbiamo dato quella soluzione. Non lo so io come mai, me lo deve dire lei, presidente, come mai non esce. Non funziona il canale di YouTube? Vabbè. Prego, prosegua nel suo intervento, consigliera. Bene, allora, premetto che il progetto mi piace e lo dico sinceramente. Il progetto mi piace perché è positivo, lo considero positivamente nel suo complesso,
perché ritengo che vi sia un interesse pubblico e mi dispiace se ovviamente chi ha maggiore disponibilità economica riesca a dare un maggiore interesse pubblico, perché di questo parliamo. Se tu mi realizzi opere a uso pubblico per 6 milioni di euro, è ovvio che io ti valuto positivamente l'interesse pubblico, perché ci metti 6 milioni di euro per fare queste opere. Tutto gira intorno al denaro, così sembrerebbe, purtroppo non siamo più bambini e dobbiamo rendercene conto. Detto questo, il privato che effettivamente vuole costruire e non ha quella disponibilità economica non riuscirà mai a fare né 10.000 metri di zona residenziale né una metratura molto inferiore. Questa è la triste verità ed è inutile prenderci in giro. Esaminando comunque le carte che mi sono state date, ho fatto un po' di ricerche e però devo constatare che il progetto non è poi così innovativo, perché sono andata a prendere un articolo di apparso sulla Repubblica nel 2007 e c'era lo scrittore Nico Rengo che citava proprio non soltanto il progetto, perché in realtà forse se ne parla da 20 anni, però citava nello specifico anche la scuola di botanica e faceva una riflessione però che mi ha un pochettino fatto riflettere, ed è questa: creare degrado per giustificare il cemento. Non ha scritto questa frase qua, ma io la sintetizzo così, e questo mi ha fatto un po' riflettere. Perché effettivamente, se quelle zone sono colpite da questo grande degrado, è sicuramente imputabile anche in parte ai proprietari delle stesse, oltre all'inciviltà delle persone, oltre ai piromani, oltre al passaggio che abbiamo visto in questi anni di migranti, che ha fatto sì che in quel percorso ci fossero anche molti rifiuti abbandonati, oltre al normale degrado, non passavano da lì? No, le lavatrici e i frighi. No. Ho fatto un elenco, vice sindaco, non sto dicendo che è colpa dei migranti, attenzione, non mi metta in bocca cose che non ho detto, perché stasera non sono in serata, che già mi ha fatto arrabbiare il presidente. Allora, dicevo questo, oltre all'inciviltà delle persone, a chi ha gettato dentro materassi, lavatrici e tutto quanto, c'è anche l'incuria da parte di chi dei proprietari di quelle aree, lasciatemelo dire. Il degrado non si è creato soltanto per colpa di terzi, perché se io ho un giardino davanti a casa mia e lo lascio in balia di chi che sia, poi dopo 20 anni non posso dire la gente è cattiva e incivile. Se io non ci ho fatto niente in quel giardino, non l'ho quantomeno recintato, non ho fatto qualcosa, può anche darsi che parte della colpa sia proprio di chi è proprietario. Ma non voglio neanche entrare nel merito di questa cosa, voglio esaminare gli atti. Allora, quello che mi viene chiesto è di approvare, cioè la delibera parla di accordo di programma di iniziativa privata, e quindi mi viene chiesto di dare il proprio favorevole impulso alla prosecuzione dell'iter progettuale. Il mio favorevole impulso, non è che il privato ha bisogno del favorevole impulso del Consiglio Comunale, fa il progetto e va, quindi andiamo al punto successivo. Promuovere unitamente ai soggetti proponenti la formazione dell'accordo di programma, bene, qua entriamo nel merito. Adottare la variante urbanistica di competenza regionale sottesa all'accordo di programma, il quale comporta variante al PTCP e al PUC. Avviare la verifica di assoggettabilità al VAS. Dichiarare l'interesse pubblico per il progetto nel suo complesso. Delegare l'ingegner Cigna a rappresentare il comune di Ventimiglia alla predetta conferenza dei servizi, che non so quando sarà, non si sa ancora. Allora, guardando poi i vari pareri, mi rendo conto che il progetto più interessante a mio modo di vedere, che è la scuola di botanica internazionale, molto interessante. Il parere dell'università è del 2017, mi pare che sia l'ultima cosa che abbiano scritto, quindi giugno 2017. Tra l'altro un parere molto generico che diceva appunto saremmo interessati se poi, io quindi dovrei votare alla stregua di questi atti. Poi AIGA ha scritto l'8 gennaio 2019 il dirigente tecnico Cosco Luciano, dirigente attualmente di AIGA, ha scritto l'8 gennaio 2019, però anche lui ha detto un po' tutto un po' niente.
è tornato al lavoro? Non era in pensione. Poi, relazione dell'ufficio tecnico. Ah, attenzione, prima c'è una relazione di parte che dice che questo progetto non necessita della non è assoggettabile a VAS, ok? Però è una relazione di parte. Il privato ti dice no, la VAS non serve, state tranquilli, ovvio. Il privato non ha alcun interesse a dire che serve la VAS. Il nostro ufficio, però, se non erro, invece dice che la VAS comunque si riserva sulla soggettabilità a VAS. Non dice niente perché è di competenza della regione, però negli schemi ci sono sicuramente presupposti per dire che la VAS serva. E vorrei ricordare che la VAS deve essere effettuata prima dell'inizio del piano e prima, quindi, all'inizio del progetto. Perché dico questo? Perché poi, se io non posso votare questa pratica in virtù della relazione dell'università, perché è un po' vecchia, di AIGA, perché non dice niente, la relazione del mio ufficio tecnico dice che, insomma, non si pronuncia, però non mi dice se è assoggettabile a VAS o meno, quindi di fatto io stasera non conosco l'impatto ambientale di quest'opera, o comunque lo conosco solo ed esclusivamente in virtù di quello che viene affermato dalla parte. Questo questa è la questione, cioè non ho un parere imparziale sull'impatto ambientale di quest'opera. E perché lo dico? Ma perché quell'area, e attenzione, io non sono di quelle persone che dicono ah no, bisogna lasciare tutto com'è, non bisogna costruire niente, non bisogna fare niente, assolutamente. Io personalmente non sono così. Però quell'area, che è fragile, è già interessata da parecchie situazioni, tra cui comunque anche il porto, cioè dal porto alla frontiera quest'area verrà caricata. Allora andiamo, poniamoci la domanda dell'aspetto ambientale di tutto ciò. Ovviamente per lasciare tutto com'è in una sorta di discarica o comunque di zona in balia del totale degrado, uno dice beh, effettivamente per lasciare tutto com'è è meglio farci qualche cosa e speriamo che lo facciano bene. Di fatto però, se non erro, tra l'altro l'architetto che presenta questo progetto è lo stesso, è progettista del porto, è lo stesso architetto. Io quello che voglio semplicemente dire è, ci siamo posti la domanda, al di là della richiesta, cioè della VAS, che non è nostra competenza, ma ci siamo posti la domanda dell'impatto a livello di ambiente che queste opere possono avere? C'è una relazione, come ha prodotto la parte che dice no, non serve perché comunque ci sono delle opere, ci sono delle misure compensative, poi comunque sì, ci sarà una maggiore produzione di rifiuti, ma verranno smaltiti nei seguenti modi, cioè la relazione dice che va tutto bene, ma noi cosa diciamo? Noi diciamo che lì dentro ci sono, dentro la cava in particolare, ci sono materassi e lavatrici, forse anche altra roba, però nello specifico abbiamo la relazione della New Consult Ambiente SRL, società di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, che ci dice che va tutto bene. Io altre cose non ce le ho. Quindi io sono favorevole al progetto perché penso che sia interessante per questa città, penso che sia interessante anche per quella zona. Rimangono da valutare alcuni aspetti, cioè quelle opere che vengono fatte e mi stanno bene, e oltre a ciò gli 800.000 euro di oneri mi auguro che vengano investiti nella nostra città in modo intelligente. Però vorrei esattamente capire se ci siamo posti questa domanda e come ci siamo risposti. Altra cosa che non mi è chiara è quando di fatto ci sarà la riunione per l'accordo di programma, cioè se questa pratica deve passare imperativamente questa sera, nonostante manchi la VAS,
ci sono diverse opinioni. Il geometra Ventura prima mi sembra di aver capito che dicesse che serve, mentre gli uffici dicono che al momento ancora non serve e che noi semplicemente votiamo l'avvio della procedura di VAS. Quindi noi diciamo valutiamo solo l'interesse pubblico. Se nella delibera ci fosse scritto soltanto che valuto l'interesse pubblico e do mandato per la via della VAS, mi starebbe bene. Però scusate, adesso vi chiedo una cosa. Ma se la VAS dovesse dare esiti negativi, ovviamente poi viene meno tutto quello che diciamo stasera, o comunque dovrà essere rivisto, giusto? E perché non me lo mettete un punto nella delibera, fatta salva la VAS l'esito della VAS positiva? Cioè, perché nella delibera non è prevista questa casistica che mi auguro che non ci sia, ma se ci dovesse essere noi abbiamo approvato una roba che non la prevede? Cioè, siccome la VAS ancora non c'è, la valutazione ambientale strategica non c'è, dal momento in cui tale valutazione dovesse dare un esito negativo, cioè, o meglio, scusate, dovesse emergere che la VAS è necessaria e una volta fatta non andasse a buon fine, noi non abbiamo previsto questa casistica? Abbiamo semplicemente approvato una variante in assenza di valutazione ambientale, fregandocene praticamente di questo punto, diciamo sì sì, noi diamo mandato all'ingegner Cigna di andare all'accordo di programma e di dire che per noi va tutto bene perché l'interesse pubblico c'è. Però prevediamo allora anche che nel caso in cui durante l'iter di questa pratica dovesse emergere che dal punto di vista ambientale la pratica il progetto non è sostenibile, perché è vero che il progetto si presenta come un progetto ecosostenibile, a me fa piacere, ma poi lasciamo che siano i tecnici imparziali a valutare questa situazione. Quindi mi chiedo se non è necessario aggiungere un punto in questa delibera che preveda quanto appena detto. E poi per il resto, perché di questo si parla, di quello che si va a votare, perché poi tutto il resto io potrei dilungarmi sul progetto, ma io stasera non devo votare il progetto. Mi piace, ho già detto che mi piace, ho già detto che mi piace anche fare e non stare fermi a guardare che la città si svuoti, però quindi sono anche d'accordo sul fatto di dare il proprio favorevole impulso alla prosecuzione dell'iter progettuale, perché favorevole impulso vuol dire tutto, vuol dire niente, però adottare la variante urbanistica di competenza regionale sottesa all'accordo di programma il quale comporta variante ALT, quella parte lì, cioè il punto 2 della delibera, secondo me dobbiamo inserirci qualcosa relativo alla VAS. Poi se volete, se ritenete che non sia necessario, se i tecnici ritengono che non sia necessario, se gentilmente mi potessero dire perché, perché magari mi sto sbagliando. Quindi mi chiede la parola il signor Sindaco, prego signor Sindaco. Grazie Presidente. Allora, secondo me c'è la necessità di fare chiarezza su alcuni punti, perché insomma questa è una pratica importante. È una pratica importante non per la proprietà che viene a proporci la variante, il progetto, eccetera. A parte il fatto che oggi noi proponiamo istanza di variante alla regione, poi sarà la regione, no? E i passi sono già stati concordati su cosa dobbiamo fare. La necessità di sottoporre il tutto a VAS oppure no, una volta che l'istanza sarà sul tavolo regionale, la regione ci dirà deve essere sottoposta a VAS, non deve essere sottoposta a VAS. Come in ogni progetto c'è una relazione di parte che poi viene confutata. Il lavoro che è stato fatto per il porto, c'erano delle relazioni di parte che ti dicono è così, non è così, viene sottoposto all'ufficio competente che ti dice secondo me sì, secondo me no. Quindi questo è il percorso. Noi oggi decidiamo se un domani, almeno oggi, diamo l'input perché un domani si possa arrivare alla realizzazione di un intervento di questo tipo oppure no. Quindi dal punto di vista tecnico il passaggio oggi è mettere la palla
sulle mani della regione, dicendo ci sta bene questo tipo di intervento, a mio avviso ci sta bene, e mi ricollego ad altri interventi che sono stati fatti. Beh, c'è un dato che deve essere secondo me fondamentale, e sorvolo, guardate, tutto il discorso tecnico, perché siamo andati fuori luogo, cioè ci siamo fasciati la testa ancora prima di rompercela. Siamo andati oltre, disquisendo su delle cose che sono assolutamente oltre. C'è un interesse pubblico? Oggi, a mio avviso, l'interesse pubblico c'è ed è anche declinato nel miglior modo che si potesse ottenere. Perché noi ci troviamo di fronte a un privato, non è un'iniziativa pubblica. Domani decidiamo di metterci 4 milioni e mezzo come sulla ciclabile, facciamo la ciclabile. Questa è un'iniziativa privata che ci viene sottoposta. Peraltro, a scanso di equivoci, visto che sono stati fatti dei riferimenti a iniziative di consigliature pregresse, io vi assicuro che non è che in questi 3 anni ci siamo guardati in faccia il sottoscritto, la Sciandra, i privati, l'ingegner Cigna, l'architetto Mertina, eccetera. Qui c'è stata anche una collaborazione con la Regione Liguria. Perché pensare di arrivare qui quest'oggi, questa sera, proporre una pratica di questo genere senza essere passati sui tavoli regionali sarebbe una pura follia. Perché il giorno in cui si arriverà alla conferenza dei servizi, l'80% dei rappresentanti a quel tavolo saranno della regione. Io sono convinto che se domani mattina dovessimo chiedere all'assessore all'urbanistica della Regione Liguria che cosa ne pensa, è favorevole a questa pratica. Perché è un processo, conoscete meglio di me, si fa in questi casi. Quindi, voglio dire, non è che dal mattino, no, al mattino ci svegliamo e dici oggi c'è un lavoro fatto nel tempo, coordinato con altri enti, che poi si dovranno esprimere, dovranno fare il loro corso e non sarà semplice, ma queste non sono pratiche semplici. Prima consigliere Balestra ha detto che sono passate di queste pratiche 2 in non so quanti anni, perché sono pratiche particolarmente complesse. Mi immagino solo la conferenza dei servizi, che cosa sarà? Ci sarà la parte privata che arriverà con, non so, chiameranno i traslochi probabilmente per portare, come quella del porto, per portare, no, tutti i papiri necessari. Però quindi, al di là del discorso tecnico che poi si vedrà, sul discorso turistico ricettivo sono d'accordo, sì, fosse arrivato qualcuno e ci avesse detto guarda che facciamo il più grande albergo di lusso, non è così, ci hanno proposto un'altra cosa riequilibrata da degli interventi che sì sono necessari, perché noi stiamo parlando di una delle aree più preziose della Liguria e anche della Costa Azzurra, in un punto particolare di assoluto degrado, perché le spiagge, quindi parliamo dal mare ai monti, le spiagge sono infrequentabili, sono tra le spiagge più belle in assoluto, l'area montuosa, quindi collinare, è impraticabile perché è interessata da incendi dolosi puntualmente, un'area che è diventata una sorta di discarica, che è quella della cava, un'altra porzione che è zona oggetta di riporti, eccetera, una frazione vicina che è priva di servizi. E io non mi scandalizzo del fatto che se uno deve fare un intervento di quel tipo, un domani porterà i sottoservizi, anzi sarà l'occasione per fare quello che l'amministrazione non riesce a fare, perché oggi pensare di portare tutti quei servizi nella frazione di Grimaldi è impossibile. Prima non si trovano 300.000 euro per fare gli asfalti, non riusciamo a trovare. Quindi bisogna, secondo me, sfruttare questa opportunità per andare a riqualificare un intero territorio che oggi è un territorio debole, bellissimo ma debole. Ci sono problemi enormi nel reperimento di parcheggi in quelle aree. Oggi abbiamo la possibilità di andare a reperire delle aree. Continuiamo a dirci
che i giardini Emburi sono la pietra miliare della cultura, e rimango lì. Oggi diamo l'opportunità ai giardini Emburi di diventare qualcosa di internazionale, ma per davvero. Il parco di 15.000 metri quadri non è che lo gestisce il comune con tre giardinieri che ha, eh? Rimane privato, ad uso pubblico, un giardiniere tra l'altro, ad uso pubblico, gestito dal privato, manutenuto, curato, riqualificato dal privato. Pensare di avere il partner dell'università, che peraltro sono d'accordo sul fatto di dire università in difficoltà, tant'è che noi siamo tra i pochi comuni in provincia di Imperia che continuano a versare tutti gli anni puntualmente 80.000 euro, puntualmente. Però io sfrutto l'occasione, cioè noi oggi abbiamo l'occasione di avere l'Università degli Studi di Genova coinvolta in prima persona, non ad arrancare dietro i giardini, ma a essere parte attiva, dove mi porta dei ragazzi, mi porta dei ricercatori, diventa un centro internazionale perché gli investitori sono stranieri. Riesco in qualche modo a, passatemi il termine, mettere dei vincoli perché domani l'università riprogrammi e ristudi anche quelle che sono le offerte formative sul territorio. Perché, e mi piace il ragionamento di Lazzaretti, iniziamo a pensare in grande, visto che c'è miseria, lavoro, prospettive, non ce ne sono. Possiamo continuare a dirci, cioè possiamo dirci che giurisprudenza, economia in provincia di Imperia, a 100 km dal capoluogo, non hanno senso? Quando li insegnano a Genova, li insegnano a Nizza? E che invece dovremmo iniziare a studiarci degli elementi diversi, dei percorsi formativi diversi, perché oggi avremo un porto da 170 posti, perché Sanremo sta rivedendo il suo porto, perché prima o poi partirà definitivamente il porto di Imperia, perché si sbloccherà il porto di Ospedaletti. Non possiamo studiarci dei percorsi universitari funzionali e da 2020? Secondo me sì, secondo me lo possiamo fare. E perché non posso avere dei centri che fanno ricerca e sviluppo gestiti dall'università con i soldi che in questo modo oggi stiamo spendendo per delle vie che, guardate, non portano da nessuna parte? Secondo me lo si può fare, e se abbiamo gli spazi e se abbiamo il dinamismo per farlo, alla fine i risultati arriveranno. E pensare di conciliare quelli che sono, cioè, a un certo punto io non capisco dove vogliamo arrivare, perché mancano gli investimenti ma non vogliamo questi investimenti. Mancano i posti di lavoro, ma non vogliamo questi investimenti. E non c'è economia, vogliamo l'economia reale, ma non vogliamo questi investimenti. Questa economia reale è realissima, perché non è una speculazione finanziaria. Questa economia è realissima. Arrivano, fanno dei progetti, ci sarà l'edilizia, ci saranno gli artigiani, ci saranno i carpentieri, ci saranno quelli che fanno gli scavi, le fognature. Cioè, non dico che è uno esperimento keynesiano, ma se non è un esperimento keynesiano, poco ci manca. Secondo me, se si rimettono a posto, come peraltro un po' con gli Alcotra l'abbiamo fatto, ma la sentieristica, un po' gli ambientali, eccetera, qualcosa può uscire. Ricordiamoci che là sotto, visto che non ci tacciano di essere ambientalisti, non siamo ambientalisti, siamo diventati dei palazzinari, insomma, anche un po' grazie a qualche sforzo del comune, uscirà l'area protetta, la riserva marina. E se non ci fai un cordone attorno, l'area protetta non te la godi, eh? Perché non ci riesci a passare oggi, non ci riesci ad andare se non sei accompagnato dalla polizia locale o dai carabinieri in quelle spiagge lì. Allora, è un discorso complessivo che va fatto. Questa è un'opportunità che dobbiamo cogliere. Che dobbiamo cogliere. Perché di sicuro non saranno 200 appartamenti da 50 metri quadri, probabilmente sarà l'inverso. Io ho letto qualche commento su Facebook. Ah, sarà una... pensavamo che arrivano gli investitori stranieri a farci cosa? Le case popolari? Magari. Un bel complesso, delle villette a schiera, nella cava. Cioè, non esiste. Non si è mai visto. Cioè, io benefattori in questa città, gli unici che ricordo sono quelli che sono nei nomi delle vie. Ernesto Chiappori, Coppo, Emburi, pochi altri, eh? Tutti questi soloni che ci vengono a parlare, questo no, l'altro no, perché non investono loro? Io oggi investirei 20.000, me lo posso permettere? No, taccio, perché viene qualcun altro a investire. Ma questi soloni che vorrebbero investire nei migliori dei modi, sempre in perdita, io, scusate, ma non ne conosco.
conosco quelli che vorrebbero fare le operazioni sempre in perdita ma con i soldi degli altri, lì è pieno, se usciamo fuori per strada qualcuno anche stasera, magari un briaco da Consani, lo troviamo che vuole fare un investimento di questo tipo, con i soldi degli altri in perdita, eccezionale. Purtroppo non funziona così. Pubblicità occulta, c'hai ragione. O alla CAV, magari lo direi, che esce dalla CAV. Però, cioè, ragioniamo in modo complessivo. Se volevamo fare dei ragionamenti, cioè, perché oggi abbiamo dei problemi? Per tanti motivi, perché il PUC non va bene. Noi ci siamo impegnati a riscriverlo nel giro di poco. Scade, domani, è fatto bello l'appello della Sciandra. Domani toccherà a qualcuno rimettere mano al PUC. Noi abbiamo provato a riscriverlo, probabilmente facendo un lavoro modesto, non so, ma ci siamo impegnati e ci abbiamo provato. Questa sera con un po' di collaborazione, insomma, qualche punto è stato rivisto. C'è un problema basilare di fondamenta. In questi anni, nel giro che abbiamo fatto, io condivido tutto quello che ha detto l'assessore Sciandra. Tutto quello che ha detto l'assessore Sciandra. Però mi fa specie che oggi mi si venga a parlare della mancanza di investimenti, di prospettiva, eccetera, e che dall'altra parte non ci sia un suggerimento, che non ci sia un progetto, che non ci sia... Se facessimo domani mattina un sondaggio tra i 20 migliesi, il primo problema è la viabilità dei parcheggi. Io vorrei sapere quanti parcheggi sono stati fatti negli anni a 20 miglia. Me lo dite, quanti complessi parcheggi sono stati fatti? Sotterranei non ce n'è. In elevazione non ce ne sono. Io quelli che vi ricordo, ve li dico, mi ricordo in meno quello a Roia, poi mi ricordo quello che abbiamo fatto sul depuratore, quello al parcheggio di Nervia, mi ricordo quello dal Taverna, conosco quello che mi auguro a breve riusciremo a tirare giù a Conceria Lorenzi e a farci il parcheggio, mi ricordo l'incontro che ho fatto ieri con Ferrovie e già recintato il parcheggio dietro la stazione, non vedo l'ora di poter arrivare lì e parcheggiarci la macchina. Questi parcheggi o me li ricordo o in qualche modo li ho visti. Poi ci abbiamo ogni tanto il tossico che va a aprire alle gianchette il cancello e fa parcheggiare 200 macchine. Qualcuno lo rincorre, dovremmo probabilmente ringraziarlo a sto punto, perché no? Ci fa. Potremmo assumerlo, sarebbe anche questa un'idea. Ma qua continuiamo a parlare di parcheggi. Gli unici che hanno fatto dei parcheggi, e concludiamo l'anno prossimo con i 400 del porto, siamo qua, chi ha portato degli investimenti da fuori, gente che arriva, si fida, preparano le carte, portano, fanno, c'è un rapporto di correttezza, di trasparenza, sono coinvolti altri enti. Io sono contento che sia coinvolta la regione, da subito, perché questa, guardi, non ero neanche troppo, condivideva in parte il consigliere Balestra tutto il suo ragionamento, poi mi è caduto a pensare male, si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Questa mi è sembrata un po' fuori luogo questa battuta qua, perché ogni passaggio che è stato fatto è stato condiviso, e qua sto parlando del porto, con la regione. Oggi questo progetto viene preso, questa istanza viene presa e consegnata alla regione. Gli occhi su questi progetti qua sono così. Quindi questo mi è sembrato un po' fuori. Ma se oggi abbiamo qualcuno, soprattutto da fuori, che viene a investire in Italia, perché io e lei sappiamo benissimo che se domani presentiamo un progetto è capace che ce lo respingono 50 volte perché manca un punto, perché manca una virgola, perché ci siamo dimenticati, nel frattempo è cambiata la norma, eccetera. Chi arriva da fuori, probabilmente, per abitudini, chissà dove sta, non è abituato così. Se continua a investire da noi, per me è un orgoglio e un vanto. E non voglio più sentirmi dire questa città è finita, questa città è morta, questa città... Siamo arrivati a un punto in cui siamo stati oggettivamente male, avremmo toccato il fondo, non lo so, ma qualcosa si sta muovendo in questa città. Capisco che non sono più gli anni 90, non saranno più gli anni 80, io ero alto così, non ero neanche nato se parliamo dell'80, ma qualcosa in questa città si sta muovendo. E non è grazie alla negatività, al fatto di continuare a dire questo no, l'altro no, e così non mi piace e la sfumatura non mi va bene. Purtroppo non è così. Bisogna sporcarsi, nel senso buono lo dico, sbatterci la testa, continuare ad insistere e alla lunga, col tempo, le cose arrivano. Arriva a 3 mesi dalle elezioni. Pazienza. È per la città.
Poi, se chi lo vuole contestare, può contestarlo, può dire lo fate perché siete dei marchettari, perché di qua, perché di su, di giù. Siete liberi di farlo, anzi, vi diamo l'opportunità di dirci che siamo dei marchettari. No? Ecco. Secondo me sono delle opportunità, vanno colte, perché o si colgono adesso o non si colgono più. E Einaudi non diceva esattamente queste parole, ma diceva beato chi non si deve pentire di non aver colto delle occasioni. Speriamo che questa città non si debba pentire per l'ennesima volta di aver perso un'occasione. Grazie signor Sindaco. Mi chiede la parola Ferrari, ma vedo che c'è il numero 13, era forse per quella, per quel chiarimento, mi scuserà un attimo il consigliere Ferrari, prego. Dunque, volevo solo precisare che allegata alla pratica c'è la relazione archeologica, c'è un piano economico finanziario validato e c'è il rapporto preliminare per la soggettabilità AVAS che è stato presentato ai sensi della legge regionale 32/2012, articolo 13. La procedura prevede la contestuale adozione di una proposta di variante urbanistica nell'ambito di una procedura che è unificata dall'accordo di programma e che comprende sia la verifica di assoggettabilità AVAS sia l'adozione di una variante, cioè un accordo di programma con i contenuti della variante urbanistica che va sottoposta a VAS. Non possiamo dire ufficialmente che va sottoposta a VAS perché sia la parte urbanistica che la parte VAS sono di competenza esclusiva della Regione. Ok, grazie, credo sia servito come chiarimento, quindi do la parola al consigliere Ferrari, prego. Grazie Presidente. Ma il consigliere Ventura ha detto che prima, nonostante lui sia geometra, su questa pratica ci ha capito poco o comunque ha avuto un po' di difficoltà. Beh, figurarsi io che faccio il veterinario, cosa ci posso aver capito? Però mi sono un po' sforzato e credo di aver capito due concetti fondamentali. Intanto qui, questa sera, noi andiamo a approvare l'adozione di una variante al piano regolatore, l'accordo di programma e dobbiamo esprimerci sulla consistenza dell'interesse pubblico derivante dalla realizzazione di questo progetto, o meglio dal buon iter che poi dovrà essere concluso per avere poi le ricadute che sono comprese nella diciamo parte che è che vincola il soggetto attuatore nel momento che andrà a realizzare l'opera. Io mi sento di rassicurare il consigliere Ballestra perché proprio sulla base di questa introduzione noi capiamo che alla fine poi questa pratica noi non andiamo a dargli un assetto definitivo, tutto questo malloppo se ne andrà in regione, verrà sottoposto al vaglio di tutti gli enti coinvolti nella valutazione, dopodiché potrà subire modifiche o potrà rimanere inalterato. Le modifiche potrebbero essere di tipo limitativo oppure chissà per quale, magari anche ci dicono che se ne può fare di più. Il passaggio successivo dovrebbe essere quello di risottoporre al Consiglio Comunale tutti questi documenti che sono stati vagliati e forse anche modificati dagli enti sovraordinati che hanno la competenza di valutarli. A questo punto si possono aprire due scenari. Il primo è che il Consiglio Comunale, che sarà chiamato a fare queste valutazioni e che probabilmente sarà lei, consigliere Ballestra, quindi non si deve preoccupare perché può... non deve solo fare una ratifica di quello che gli verrà proposto,
potrà, anzi avrà anche la possibilità di operare delle modifiche a sua volta. Però vede, io, e d'altra parte anche il soggetto attuatore potrebbe anche, come dire, essere messo di fronte a delle modifiche tali da dover poi ritenere insostenibile il piano economico per la realizzazione dell'intera opera, e quindi non si farà un bel niente. Io credo che nel valutare queste proposte, come è accaduto anche soprattutto per quanto riguarda il progetto del porto, chiunque sia dentro questo Consiglio Comunale che fuori, e soprattutto fuori, si sente autorizzato a esprimere delle valutazioni, senza entrare probabilmente nei dettagli tecnici che sono poi l'essenza, la sostanza del progetto. In questo caso io direi, come negli altri, l'amministratore che è chiamato a fare le valutazioni deve far funzionare una cosa sola, il buon senso, che deve essere, diciamo, la guida che lo porta a fare le giuste valutazioni. Io credo che per arrivare a esprimere su questa pratica un giudizio dobbiamo partire dal farci alcune domande e, se possibile, darci anche delle risposte. La prima è che quest'area di cava e le aree comprese fra le statali fino ad arrivare alla linea di costa sono oggi aree che versano in uno stato di estremo degrado, che si addice male al contesto in cui sono inserite. E l'area di cava, che non è più soggetta oggi a attività estrattiva, rappresenta una ferita, un'erosione della collina, tanto da apparire anche lei avulsa dal contesto. E l'area che degrada dalla statale verso la costa, che ha subito numerosi incendi negli anni e che oggi è praticamente spoglia per via della vegetazione che ha grosse difficoltà, anche quella naturale, selvatica, a venir su, visto che si tratta di un terreno che è stato oggetto di sversamenti anche di sostanze chimiche proprio per spegnere gli incendi. Ma dico, allora, tutto questo, a queste domande, che risposta si può dare se non quella di affermare non altro che sì? Cioè, queste aree sono aree che hanno bisogno di una riqualificazione. E allora un'altra domanda è: quali interventi quali strumenti ha l'ente pubblico per poter intervenire per riqualificare un'area di un privato? Direi quasi nessuno, se si fa eccezione a, per esempio, adottare delle ordinanze che obbligano il privato a mettere in sicurezza quelle aree. Ma questo cosa darebbe luogo? A degli interventi minimali, perché più che altro non si può pretendere. Un privato ha un'area, fa schifo perché ci vanno a versare tutti la roba, ci cresce l'erbaccia, tu gli dici vabbè, vedi di fare un intervento, visto che non ci posso investire dei soldi,
sfalcio l'erba, tolgo i materassi e gli inerti che vengono sversati, faccio una recinzione e tutto il resto rimane esattamente così. Allora, io credo che a questo punto le opzioni siano poi tre: o si lascia così, o ci si accontenta di fare un intervento che ha questi limiti dietro la sollecitazione di un'ordinanza sindacale, o altrimenti si prendono in considerazione le proposte che il privato, non senza ovviamente l'interesse a fare un investimento, ti formula. E a questo punto entra in gioco la valutazione che deve fare l'amministratore, che è quella di capire se c'è un contemperamento tra la portata dell'investimento e quelle che sono le opere previste per contemperare l'investimento stesso e che devono andare a beneficio della collettività e del comune e del territorio. Io credo che, visto che non abbiamo a che fare mai in questi casi con dei benefattori, scusi, consigliere Nazari, chiederei la conta per favore, lei stia fuori. Ma perché scusi, perché? Scusi, mi dica perché. Quando lei chiede io le faccio l'appello. Ok, va bene, io glielo faccio, ma allora io glielo faccio l'appello, quindi no, chiamo. Ha fatto rientrare il consigliere. Faccia tranquillo, adesso io glielo faccio l'appello, chiedo scusa al consigliere Ferrari, dovrò interrompere il suo intervento, faccio l'appello, aspetto che arrivi il consigliere che è andato fino in bagno e poi domani lei contesterà. Presidente, non funziona così. Segretario, per favore, intervenga per favore. Gli posso dire che gli mantengono la verità, ma andare. Ma c'è un problema. Ah, ecco, bene, molto bene. Devo procedere a fare l'appello? Sì, ok. Faccio allora Ioculano Enrico. Presente. De Leo Domenico è presente, Leuzzi presente, Ferrari presente, Paganelli è assente, Vitetta è assente, Acquista presente, Palumbo è presente, Lazzaretti è presente, Pastore Eugenia presente. Pastore Eugenia? L'ho vista fuori. Qui. Mettila fuori stessa. Ma quando l'ha chiesta ero lì al limite. Non fa niente, dai, lui deve contare. È il mio. Sì. Va bene. Ghira Alessandro era assente, Balestra Giovanni. Cosa ha detto presente. Balestra? Scusi, è presente. Scusi. Nazari è presente, Galardini è assente, Ventura è presente, Malivindi presente, Iachino assente. Al momento c'è il numero legale, quindi la seduta può continuare. La ringrazio. Ok, l'ho conteggiata assente. L'ho conteggiata assente. Bene fatta. Sì, in questo caso sì. Sì, in questo caso è tenuto, ma lo hanno anche dichiarato i consiglieri. Bisogna essere corretti, apprezzo. Davanti all'affermazione che non era problema di numero legale, giustamente. Perfetto. Recepito. Posso continuare l'intervento del consigliere Ferrari? Prego, consigliere Ferrari. Poco male, tanto per quel che conta.
Allora, vediamo di riprendere. Dicevo semplicemente che occorre una certa serietà nel valutare queste proposte, perché quando, come giustamente il sindaco ha sottolineato, viene rilevato che nel nostro territorio ci sono sempre più difficoltà per trovare degli investitori, delle imprese o dei privati che vogliono investire sul nostro territorio, non è che bisogna incentivarli a tutti i costi svendendo quello che abbiamo, però bisogna prendere seriamente in considerazione la possibilità che, visto che se chiede di investire intravede una possibilità imprenditoriale, bisogna cercare di perlomeno dare degli strumenti e cercare di bilanciare la contropartita. Io relativamente all'affermazione di prima, quando il collega Ventura sventolava la delibera che era stata approvata dall'allora Consiglio Comunale, con la quale veniva approvato il preliminare di PUC, dando un'interpretazione, o meglio, traendo una conclusione ben diversa da quella che posso trarre io, e cioè che mi pare che quel Consiglio Comunale ha approvato una approvato il PUC, dove praticamente l'area di cava di cui oggi andiamo a discutere era inserita in un distretto di trasformazione che prevedeva una possibilità edificatoria di circa 18.000 metri quadrati. Allora, io non mi pare che, leggendo il verbale di quel Consiglio Comunale, nessuno abbia sollevato obiezioni o osservazioni a questo. Cosa significa? Significa che comunque, se qualcuno avesse voluto, quell'area lì poteva assorbire una capacità edificatoria limitatamente a 13.000 metri quadrati, di ben 18.000 metri quadrati. Allora, voglio dire, come si fa a contestare che oggi se ne fanno 10? No. Consigliere Ventura, può dirlo dopo, tanto non è al microfono, non ha... Ah, ma grazie, perché se non c'era la regione... No, consigliere Ventura, per favore. Ma chi te l'ha detto questo? Ma non te l'ha detto un consigliere della maggioranza, te l'ha detto la regione che così non andava bene. Perché quella è la risposta della regione, e meno male che ve l'ha cassata. Va bene? Prego, facciamo finire l'intervento al consigliere Ferrari. Consigliere Ventura, lei non è stato disturbato, quindi sia un po' sportivo, dai. Non mi interessa nemmeno, io ti dico che oggi, prima era prevista una cosa, adesso è prevista un'altra cosa che ha una potenzialità edificatoria che è quasi la metà. Poi, io sono d'accordo con te anche, te lo dico, quando dici che quella... volume avrebbe dovuto accogliere anche, se non tutto, una parte di area destinata ad attività recettiva. Su questo sono assolutamente d'accordo anch'io, va bene? Ma non parliamo di volumi e di impatto ambientale, perché proprio allora non ci siamo.
Comunque, detto questo, voglio dire che qui di definitivo non approviamo nulla. Noi diamo l'assenso a un'operazione che, a mio avviso, a nostro avviso, contiene tutti gli elementi per poter dar luogo a, e l'avvio a un progetto che va a recuperare un'area che oggi è assolutamente in condizioni di degrado, apportando non solo migliorie di tipo paesaggistico relativamente alle aree che verranno recuperate, il parco, i sentieri, eccetera, di cui comunque una parte entrerà in possesso del comune e altre opere verranno eseguite su proprietà del comune. Guardate, i giardini Embori oggi sono una realtà importante, l'abbiamo detto tutti e lo riconosciamo tutti. Allora io mi chiedo per quale motivo non fornirgli delle adeguate infrastrutture, visto che non ce n'è, perché chiunque vuole andare ai giardini pubblici con un pullman ha delle grosse difficoltà. E allora voi mi dovete dire chi è che farà in futuro un parcheggio di 100 posti macchina e di 5 posti per autobus, lasciamo perdere poi l'edificio che ospita le attività dell'università, ma lasciamolo perdere, guardiamo solo il parcheggio, che è una stupidaggine se vogliamo, no? Ma voglio dire, ha servito a quella struttura, non soddisferà esigenze enormi che oggi praticamente sono inesistenti? Le risposte? Se non ce le fa il principe, signori, non ce le fa nessuno. E lì rimarrà tutto così, altro che investimenti, non ce le farà nessuno. Quindi non è il caso di digerire tutto, ma io credo che quando esiste un equilibrio che può essere accettabile, ancorché venga poi approvato dagli enti sovraordinati, si fa un passo avanti verso l'accettazione di una realtà che forse può cambiare. Ma se rimane così, rimane proprio tutto così. Altro che futuro. Il futuro è fatto di tanti piccoli tasselli che vanno inseriti nelle parti del territorio. È evidente che bisogna avere una visione globale, ma di questi tempi bisogna anche accettare questo, perché una visione globale è un progetto teorico. Poi dopo hai bisogno di gente che ti dà la grana per fare le cose, perché gli enti, non solo il nostro, ma nessuno ce l'ha. Grazie. Grazie consigliere Ferrari. Allora, altri interventi per il dibattito? Non vedo richieste di intervento, quindi procederei verso la votazione della pratica e chiedo interventi per dichiarazioni di voto. Presidente, io avevo fatto Aspetti, consigliere Balestra, prego. Prego. No, io ho fatto un'esplicita domanda agli uffici, sì, di sapere se il fabbricato inserito nell'accordo di programma, sì, quindi al terzo e al quarto punto, nel quale si prevede, quindi un elemento essenziale dell'accordo di programma, nel quale si prevede di riqualificare per fare il frantoio e il laboratorio per i prodotti locali, è quello censito ai mappali che ho detto prima. Per poter votare devo avere questo elemento di conoscenza. Giro la domanda. Se non ce l'ho, non posso votare. Scusate. Se c'è chi risponde a questa? La vice sindaco, prego. Allora, assessore. Non è che voglio rispondere per l'architetto, ma l'architetto dice che in questo momento non è in grado di fornire questa risposta. Devo però precisare una cosa. Nel bilanciamento economico, il quadro riassuntivo che sicuramente avete ai vostri atti, questa previsione non c'è. Quindi potete
tranquillamente stralciarla, perché l'interesse pubblico oggi, dal punto di vista dell'equilibrio finanziario, è riferito al parcheggio, alla scuola, al recupero dei sentieri. La ristrutturazione del fabbricato nella valle, c'è in delibera e c'è nell'accordo. Della pista ciclabile. C'è nella delibera e c'è nell'accordo. Bene, ma rispetto al, allora lei ha fatto una domanda, giustamente. L'accordo ha avuto... è una bozza, cioè la presenta il privato, quindi va discussa in sede di conferenza dei servizi. Va bene, fate come volete. Quindi lei ha fatto la domanda. E anche nella delibera, il fabbricato. Sì, no, comunque fatto, ve lo dico. Lei ha fatto una domanda. Se il fabbricato è quella, è un fabbricato abusivo, insanabile, oggetto di condono rigettato. Bene, ha detto. Ve lo dico. Lei ha detto, volete, ha posto la domanda. Lei, consigliere Balestra, ha posto la domanda. Ha motivato anche perché voleva porre quella domanda. Ha avuto la risposta. Io non le chiedo se è soddisfatto o meno. Le chiedo solo se ha recepito la risposta data dall'amministrazione. Punto. La valutazione è una cosa sua. Benissimo. Adesso io procedo, ma senza polemiche, no? Ok, ha fatto una domanda, bene. C'è dell'altro? No. Beh, benissimo. Allora io pongo in votazione la pratica e dico chi chiede la parola per dichiarazione di voto. Nessuno chiede la parola. Consigliere, o mi chiede, ah, eccola qua, prego. 5 minuti per dichiarazione di voto. Scusate. È appena emersa una cosa importante. Io non posso votare perché nella proposta di delibera non mi viene chiesto soltanto di valutare l'interesse pubblico, ma mi vede, si cita l'accordo di programma e nell'accordo di programma è indicato questo immobile. Potreste rispondere alla domanda formulata dal consigliere Balestra perché è fondamentale ai fini della votazione di questa pratica, oppure levare quel punto dalla proposta di delibera, perché io non voglio votare una pratica in cui si cita un immobile di quel tipo lì, con un abuso con richiesta di condono non approvato. Bene, la precisazione della consigliera Malevindi. Se vuole intervenire ancora la vice sindaco, prego. Comunque la votazione va avanti, prego. Perdonatemi, ma siamo nelle condizioni per cui se quell'immobile abusivo non si può fare lì, possiamo chiederlo vicino alla scuola? E se l'ufficio mi dice che in questo momento non può controllare, consigliere, cioè non... sì. No, 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 facciamo così. Facciamo che la risposta pervenuta dall'amministrazione è stata illustrata. Può anche non incontrare il suo parere favorevole, consigliera. Ho notato che il consigliere Balestra ha recepito la risposta e quindi il giro è concluso. La mia responsabilità è mia, la pratica si mette in votazione così com'è. Poi giustamente le pratiche si possono anche non votare, consigliera. Si possono non votare. Quindi dichiarazione di voto ero rimasto. Nessuna richiesta di dichiarazione di voto. Metto in votazione la pratica al punto numero 5 dell'ordine del giorno. Accordo di programma di iniziativa privata volto alla realizzazione di un parco di valenza regionale, scuola di alta specializzazione in giardinaggio e un intervento edilizio ecosostenibile sperimentale nell'area limitrofa della ex Cava del Principe con Università di Genova, Regione Liguria e il Comune di Ventimiglia. Adozione della variante urbanistica promozione adozione della DP ai sensi dell'articolo 38 della LUR comportante variante al PTCP e avvio della procedura di VAS ex articolo 13 legge regionale 32/12. Favorevoli sindaco De Leo, Lazzaretti, Ferrari, Acquista, Palumbo, Leuzzi, Pastor, Vitetta. Astenuti consigliera Malivindi e consigliere Balestra. Contrari consigliere Nazari e consigliere Ventura. Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? L'immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità, grazie. Passo al punto numero 6 dell'ordine del... Sì, prego, consigliere, prego.
Prego, no, prego, può andare, è autorizzato. E se il consigliere Nazzari chiede di fare l'appello, lo facciamo due minuti dopo. Il consigliere Ferrari si deve assentare due minuti. Se lei lo concede, bene, anche un quarto d'ora, tranquillo. Mi sono perso un attimo, siamo al punto numero 6. Pratica numero 6, progetto di fattibilità per la realizzazione del campo da basket. L'immediata eseguibilità l'abbiamo votata, sì, unanimità, sì. Punto 6, progetto di fattibilità per la realizzazione del campo da basket in zona Nebri, acquisizione area private Ventimiglia Invest SRL in attuazione del bilancio partecipativo 2018. Relazione a questa pratica. Vice Sindaco, prego. Sì, qui andiamo a dare realizzazione ad uno dei progetti più votati del bilancio partecipativo dello scorso anno, che è quello della realizzazione di un campo da basket nella zona di Nervia. Il terreno originariamente evidenziato e indicato dai proponenti non è risultato avere tutte le caratteristiche per poter ospitare l'intervento. E di conseguenza abbiamo cercato un'altra area che fosse vocata e disponibile a questa finalità, e in questo contesto siamo andati a fare una di quelle opere di rammendo del tessuto urbano che sono faticosissime, ma che purtroppo devono essere fatte, perché se no non si riesce a dare continuità e a dare collegamenti pubblici efficienti. Per cui è stata individuata l'area posta a monte rispetto al parcheggio del depuratore ed è stato posizionato in accordo con la proprietà, che si è dichiarata disponibile anche ad una cessione anticipata di queste aree come standard futuri, perché quello è un distretto di trasformazione, quindi la parte privata ha detto va bene, faccio un accordo con voi, vi anticipo le aree che vi servono, poi io quando andrò a realizzare andrò a darvi solo l'eventuale differenza. È stato quindi ipotizzato un progetto di fattibilità che è un po' più vasto, anche se, oggi noi approviamo la parte relativa al parcheggio ovviamente, però nel progetto di fattibilità è stato anche ipotizzato di realizzare una strada che consenta quindi l'ingresso o l'uscita, che dir si voglia, ma comunque la creazione di un anello per il parcheggio del depuratore e per il parcheggio che verrà realizzato. Sono pochi posti, sono mi sembra 8 o 10 posti auto aggiuntivi che vengono realizzati vicino al campo da basket. E quindi questa è la previsione di questa viabilità che si ricollega a Via Lamboglia. E poi è stato chiesto di sviluppare anche una progettazione di fattibilità di larghissima massima per proseguire questa stessa strada fino a raggiungere l'area della scuola, dove si trova la scuola di Nervia, perché in questo modo noi risolveremmo con questa direttrice mare monti una criticità che è inutile che ce lo neghiamo, continua ad essere via Nervia, giusto? Via Nervia, quella dove c'è la scuola, giusto? Ok, scusate perché faccio sempre confusione, dico un'altra via. Ecco, per risolvere la criticità di via Nervia, che è una strada estremamente stretta che non si può allargare perché ci sono tutti edifici, quindi è difficilissimo pensare di allargarla. Quindi abbiamo pensato di progettare questa viabilità che arriva alla scuola e quindi al nuovo parcheggio, e che consentirebbe quindi una carreggiata più ampia e più agevole.
In questa sede ovviamente si fa riferimento all'acquisizione, si porta all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta di acquisizione di questa, anticipata di queste aree per la parte che riguardano la realizzazione del campo da basket e dell'area limitrofa dove viene fatto questi 8-10 parcheggi aggiuntivi e una rotonda che consenta il ritorno indietro. E mi pare anche acquisiamo anche l'area sulla strada che porta verso via Lamboglia, giusto? La direttrice verso via Lamboglia, mentre l'altra è una previsione che noi diamo al privato dicendogli già guarda quella roba lì, poi abbiamo necessità che tu preveda la cessione di quell'area per la strada verso la scuola. Quindi fondamentalmente l'intervento è questo: la realizzazione del campo da basket ha già una copertura finanziaria per la parte che era stata stabilita col bilancio partecipativo, che è quella di 50.000 euro. Ripeto quanto è stato detto in sede di bilancio partecipativo, probabilmente non copre tutti i costi della realizzazione di un campo da basket, però intanto cominciamo, poi se ci sono risorse per completarlo verrà completato, recinzione, luci, cose di questo genere intendo. Grazie. Bene, grazie signor Vice Sindaco. Dibattito, chi mi chiede la parola sulla pratica? Non ho richieste di intervento. Consigliera Acquista, prego. Grazie, signor Presidente. Sì, siamo particolarmente soddisfatti di riuscire a dare una risposta ai nostri giovani di Ventimiglia che nell'ambito della richiesta del bilancio partecipativo hanno designato una somma abbastanza consistente, quella che abbiamo individuato di 50.000 euro per realizzare questo campo di basket per poter far svolgere questa attività sportiva, ricreativa ai ragazzi che penso che sia anche importante da un punto di vista del tessuto sociale, dell'aggregazione e di tutto quello che può comportare un'attività all'aperto e in sicurezza. Grazie. Grazie a lei, consigliere Acquista. Chiede la parola il consigliere Ventura, prego. Grazie. Poi io vedo che questo progetto qua alla fine impegna il comune per 162.000 euro, di cui 50.000 erano quelli che furono promessi con gli assegnati con il bando del bilancio partecipativo, quindi che io già non condividevo perché giustamente lei dice lei lo condivide, perché quei soldi, quegli importi potevano essere dedicati diversamente per la città di Ventimiglia, per le frazioni, per le strade. Adesso oggi in questo consiglio veniamo, c'è una proposta di incrementare l'importo di spesa 162.000 euro e tenendo conto che noi andremo a fare un'opera che probabilmente in futuro, ammesso e non concesso che il soggetto attuatore dell'UMI voglia o meno fare un intervento, ci saranno le condizioni che quell'area lì, quelle opere lì saranno inutili, perché saranno tutte dissestate, perché si dissesteranno trattandosi di un terreno sabbioso e quindi credo che andiamo proprio a mettere a fare un intervento temporaneo. Allora, il mio voto naturalmente non è favorevole. Bene, consigliere Ventura. Altri interventi? Non c'è richiesta di altri interventi, quindi metto in votazione la pratica. Chiedo interventi per dichiarazione di voto. Nessun intervento per dichiarazione di voto, quindi
Metto in votazione la pratica al punto numero 6 dell'ordine del giorno, progetto di fattibilità per la realizzazione del campo da basket in zona Nervi, acquisizione area privata Ventimiglia Invest SRL, in attuazione del bilancio partecipativo 2018. Favorevoli? Favorevoli? De Leo, sindaco, acquista, Lazzaretti, Palumbo, Leuzzi, Pastor e Vitetta. Contrari? Il consigliere Ventura. Astenuti? Nessuno. Passo al punto numero. Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità. Grazie. Favorevoli? Immediata, con unanime, grazie. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, adozione di variante al PUC di iniziativa privata ex articolo 44 LUR in località Mortola Inferiore in ottemperanza alla sentenza del TAR Liguria sulle aree. Prego. Prego, consigliere Ventura. Prima che lei inizi con la lettura della delibera, io esco, abbandono, perché ci potrebbero essere le condizioni di non essere compatibile con questa pratica. Grazie. Bene, ok, grazie a lei, recepito, il segretario ha preso appunto. Posso procedere, dottore? Sì? Sì, sì. Bene, allora stavo dicendo, adozione del variante al PUC di iniziativa privata ex articolo 44 LUR in località Mortola Inferiore in ottemperanza alla sentenza del TAR Liguria sulle aree bianche rese il giorno 28 marzo 2013, numero 701/2013, e contestuale avvio della procedura VAS ex articolo 13 legge regionale 3212, provvedimenti conseguenti, approvazione. Relaziona la vice sindaco, assessore Scianda, prego. Eccoci. Allora, dunque, si tratta in questo caso, anche in questo caso, di un'adozione di una variante al PUC di una portata decisamente molto, ma molto più limitata rispetto alla precedente. In questo caso l'interesse pubblico ravvisato riguarda la circostanza che il privato, che è già titolare di volumi tra virgolette riconosciuti, consolidati, non so come definirli, ha chiesto con questa variante di poter demolire una parte di quei volumi e poi, sommando anche un aumento volumetrico, realizzare un fabbricato, dei fabbricati, comunque in una posizione diversa. L'interesse pubblico in questo caso è assistito dal fatto che il privato si offre di ampliare via Ciabauda, il tratto iniziale di via Ciabauda, che è la strada che praticamente dall'altezza dell'Hotel Nando, con una curva abbastanza pericolosa, ritorna verso il mare ed è caratterizzata da questo innesto sulla statale estremamente pericoloso, posso dire, perché alla fine bisogna fare manovra tra un po' sia per entrarci in via Ciabauda che per uscirne, e questo ingombra la statale. E poi soprattutto è caratterizzata da un primo tratto, non so, sono 50 o 60 metri, molto molto stretta. Quindi il privato si è offerto a sostegno della propria richiesta di variante di ampliare la via Ciabauda in modo da rendere possibile uno scorrimento a doppio senso di marcia e soprattutto di riprendere l'innesto, allargare l'innesto della via nella parte in cui si collega con la statale, nonché alla realizzazione di un parcheggio tra i 20 e i 25 posti auto che andrebbero a servire la frazione di Mortola Inferiore. La necessità di parcheggio è una costante per tutto il territorio comunale ed è una caratteristica anche delle frazioni, per cui si ritiene assistita da un interesse pubblico di,
e qui questa sera al Consiglio Comunale viene chiesto che condivida questa valutazione, si ritiene assistito dall'interesse pubblico la proposta di variante stessa. Ovviamente, come per il caso pregresso di cui si parlava prima, anche in questo caso c'è una criticità sulla fognatura e ovviamente anche in questo caso non fa parte del computo, non fa parte dell'interesse pubblico che andiamo a valutare questa sera, ma è evidente che l'intervento poi si dovrà far carico, come qualsiasi altro intervento, di ovviare alle eventuali carenze dei sottoservizi che si evidenziassero e che verrebbero poi caricate dalla nuova realizzazione. Più o meno credo di aver detto tutto. Faccio soltanto un inciso perché quest'area, come riportato nell'oggetto della deliberazione, quest'area è un'area che è stata oggetto di una sentenza del TAR. È stato oggetto di una sentenza del TAR relativamente al piano urbanistico comunale, nel senso che il piano urbanistico comunale originariamente prevedeva un indice abbastanza elevato per quella zona, poi il voto regionale, quello della fine del 2008, dell'inizio del 2009, adesso non ricordo di preciso, la dichiarò zona satura. Parte privata, essa come altre ha presentato ricorso avverso questa previsione e il TAR ha annullato quindi la delibera del comune che recepiva il voto regionale che indicava l'area come satura. Questo ha fatto sì che l'area sia divenuta di fatto un'area bianca, per cui si è ritenuto, visto e considerato che le aree bianche dovranno nuovamente essere normate, si è ritenuto giustificato anche accogliere un'istanza di variante che proviene dal privato, assistita da quello che parrebbe essere, quantomeno da parte nostra, un interesse pubblico e quindi mandarla avanti. Poi ovviamente sarà la Regione, in questo caso a valutare se quell'area può essere ritenuta satura anche per questo limitato incremento volumetrico oppure no, questo poi vedremo. Insomma, in ogni caso è una variante urbanistica articolo 44, quindi poi va anch'essa all'approvazione regionale. Grazie. Ok, grazie a lei, signor Vice Sindaco. Consigliera Malevindi, prego. Allora, innanzitutto sono felicissima che la Mortola susciti l'interesse del principe, del cavaliere, magari la prossima volta, non so, di Trump la prossima volta. Allora, io vorrei far notare che è il geometra personale di Berlusconi, lo studio Magnano, Francesco Magnano. Ma meglio, allora, il discorso è questo. E nell'adozione di variante al PUC... Allora deve votarla. Meglio, cioè... Ben venga, ma che vengano tutti i miliardari del mondo a investire a Ventimiglia, che cioè, io personalmente di soldi per investire non ne ho, quindi o puntiamo su questi qua. Allora, scusate, no, per tornare dal punto di vista tecnico, io vorrei far vedere una cosa. Allora, nella pratica di prima, in cui io dicevo della VAS, al punto 3 di questa pratica, giustamente si dice... Si delibera di approvare l'allegato rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica redatto dall'architetto di parte. Come mai in quella pratica di prima non l'abbiamo messo questo punto? Ecco, come mai non c'è? In questa sì? Allora, in questa pratica c'è un punto... Oltre... Oltre a dire di avviare la verifica di assoggettabilità a VAS, giusto, corretto, al punto 4, e quindi, come dice lei, e noi avviamo la verifica di assoggettabilità a VAS, che poi verrà valutata dall'ente regione. Ma al punto 3 della delibera mi si dice che il Consiglio dichiara di approvare l'allegato rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, che invece nella pratica scorsa non abbiamo votato, ma meno male, cioè, meno male, perché a me
quel rapporto lì non mi convinceva, sinceramente. Poi questa è la mia opinione personale, però vorrei capire come mai la differenza tra queste due delibere. L'avrei fatto volentieri in commissione, però. E va bene, non c'ero perché, però, per motivi più che validi. L'interesse pubblico è dato dai parcheggio per residenti, anche se sono solo 24 posti, però niente male, visto che invece il parcheggio dei giardini Ambori sarà un po' spostato rispetto al centro. Questo qua mi sembra che sorga in un'area più centrale, e così magari i residenti della Mortola inferiore non saranno più obbligati a prendersi le multe con lo street control perché lasciano le macchine in mezzo alla strada perché non ci sono altri posti. Grazie consigliera Malivindi. Ha posto una domanda, quindi prego architetto. Dunque, al punto 1 della delibera, torno indietro alla delibera perché me lo chiede come verifica la consigliera, quindi al punto 1 tra i documenti approvati c'è il rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità VAS di quell'articolo 13. Lettera G, sì. Sì, certo, mi ha risposto. Chiesto sì. Risposto. Quindi c'è la stessa, è lo stesso procedimento, anche se poi si rifanno a due temi diversi, perché uno è un accordo di programma. Va bene. E tra i documenti. Lettera G. Allora, consigliera Malivindi, prego. Punto 1, è collegata anche lei, cosa diceva, consigliera? Che nella delibera del punto 5 dell'ordine del giorno, al punto 1 c'è scritto di dare il proprio favorevole impulso alla prosecuzione dell'iter progettuale sulla base della documentazione presentata. Alla lettera G della documentazione, pagina successiva. Vada alla pagina successiva, dice il segretario, pagina G. Lettera G, sì. Lettera G. Non c'è scritto di approvare il progetto, scusate, no, non c'è scritto da nessuna parte. Prego, segretario, prego. No, c'è il microfono collegato. No. Consigliera, voglio solo chiarirlo, scusate, perché sì, giustamente sì, non sì, è. Corretto. Alla lettera G dell'elenco degli elaborati c'è il rapporto preliminare relativo alla verifica sì, di assoggettabilità VAS di quell'articolo 13. Quindi è richiamato qua, non è richiamato in un punto specifico. Sì, ma non c'è scritto che lo approviamo. Da nessuna parte, capito? Non c'è scritto che approviamo l'accordo di programma. C'è scritto di dare il proprio favorevole impulso. Non è la stessa cosa. Allora, capito? No, ma era solo un'osservazione che facevo, sì, sì, sì. Cioè nella pratica scorsa noi non abbiamo mai scritto che approviamo il progetto, cioè la relazione bene. Sulla verifica della soggettabilità VAS fatta dal privato, abbiamo scritto che diamo il nostro favorevole impulso alla prosecuzione dell'iter progettuale eccetera eccetera e con la collaborazione fattiva degli uffici comunali di fornire l'adeguato sostegno alla predisposizione degli atti di competenza volti a finalizzare il progetto che trattasi, di promuovere unitamente ai soggetti proponenti la formazione dell'accordo di programma, unitamente all'Università di Genova Biribibà, e relativi atti collegati, ovvero A, accordo di programma, B, cronoprogramma, C, relazione, e poi al punto G, rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità VAS. Ma noi non stiamo dicendo che lo approviamo, stiamo dicendo che diamo il nostro favorevole impulso alla prosecuzione dell'iter, che giuridicamente ha un valore completamente diverso dall'approvare un progetto di parte, almeno questo è il mio modo di vedere. Poi non possiamo tornare sulla pratica 4, stavo soltanto facendo vedere la differenza, che secondo me però era quello a cui si riferiva magari proprio il consigliere Ventura, cioè che comunque noi dobbiamo dare un parere, non un parere, scusate, dobbiamo prendere una posizione su quel progetto, su quella relazione allegata. Questa era la mia opinione per la pratica precedente. Ora non mi dilungo oltre perché in questa pratica invece secondo me è formulata in modo corretto la delibera. Magari invece era corretta quella lì, perché io non sono un tecnico. Quindi prego, c'è collegato. Sono due modalità specifiche diverse di approvazione. Una è con l'accordo di programma che qui viene avviato e che contiene questi documenti. E questa è la variante al PUC. E questa è la parte della delibera precedente, mentre invece questa è una variante ex articolo 44 dove è prevista che ci sia questa approvazione.
In entrambi i casi viene avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità VAS ex articolo 13, questo è specificato nello stesso modo in tutte e due le delibere. Quindi penso che sia corretto. Che mi chiude? Bene, allora possiamo. Come procediamo? Allora, se, dottore, come procediamo? Allora? Possiamo, posso andare avanti, quindi altre richieste di intervento? Aveva terminato il suo intervento, consigliera? Bene, se vuole, eccolo lì, staccato il consigliere Malavini. Chi mi chiede la parola? Non ho altre dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione. Sì, richiesta volevo dire per dichiarazione di voto, non ne ho. Quindi metto in votazione la pratica numero 7 all'ordine del giorno. Adozione di variante al PUC di iniziativa privata ex articolo 44 Lurri in località Mortola Inferiore, in ottemperanza alla sentenza del TAR Liguria sulle aree bianche rese il giorno 28 marzo 2013, numero 701-2013, e contestuale avvio della procedura di VAS ex articolo 13, legge regionale 32-12, provvedimenti conseguenti. Approvazioni favorevoli? Sindaco De Leo, Ferrari, Lazzaretti, Acquista, Palumbo, Leuzzi, Pastor, Vitetta. Contrari? Consigliere Nazzari, astenuti? Consigliera Malivindi? Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità, unanimi, grazie. Finita la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle 23.35 la seduta del Consiglio Comunale è sciolta.